Buongiorno, sono Maria Rosaria De Blasis e sono lieta di assumere il ruolo di moderatore in questo incontro su un tema molto importante, che richiede decisamente molto impegno per innovare forse soltanto un approccio, quindi questa nota di innovazione, per un approccio con cui pianificare, organizzare, gestire attività molto delicate, attività in tema di mobilità. Quindi questo approccio strategico che ha l'obiettivo che miri a promuovere una mobilità sostenibile e a migliorare, a ottimizzare sicuramente gli effetti ambientali, ma nell'ambientale appunto c'è anche il sociale. Dei trasporti. Negli interventi che oggi vedremo, l'obiettivo è quello di mettere su questo tavolo, di condividere come sono stati attuati o come si intende perseguire questi principali obiettivi della legge istitutiva sul mobility management, nota come legge quadro sulla mobilità sostenibile, in cui il focus, attenzione, è la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra legati appunto al trasporto. Ma attenzione, per giungere alla mobilità sostenibile, ma attenzione, si può incorrere in un rischio. Cioè non v'è dubbio che la mobilità inquinante è nemica dello sviluppo sostenibile, però attenzione, qual è il rischio in cui non dobbiamo incorrere? Siamo tutti fermi, cioè il bloccare la politica, quindi il bloccare il trasporto. Generalmente la politica del disincentivo non è assolutamente, è più semplice, ma non è assolutamente la soluzione che a mio avviso bisogna intraprendere. La mobilità sostenibile è coerente con lo sviluppo sociale, è coerente con la crescita dell'economia e, mi permetto di dire, della cultura, ma la cultura in senso lato, non solo la cultura accademica. Quindi, secondo me, ecco, il principio chiave di questo incontro, ma delle attività che possono essere svolte, è quello di avere soprattutto un atteggiamento propositivo, un atteggiamento verso il non fermarsi, non arrendersi, coscienti del fatto che è un'impresa veramente impegnativa. A questo punto io ringrazio tutti gli organizzatori, mi permetto di farlo all'inizio perché poi ringrazierò appunto i partecipanti anche nel dibattito, spero che ci sia un dibattito vivo. Mi permetto di ringraziare adesso appunto sia Roma 3 nella persona del rettore che 5 minuti fa mi ha comunicato che per problemi di salute ha avuto un'indisposizione questa notte e quindi non ha potuto raggiungerci. Quindi ringrazio comunque Roma 3 per averci accolto. Ringrazio l'Ordine per aver organizzato l'Ordine Servizi per la Mobilità e la Fondazione FOI, quindi tutto l'impegno che in questi giorni è stato profuso per organizzare questo evento. Quindi in qualche modo i saluti del rettore vengono sostituiti dai miei saluti con questi ringraziamenti e mi permetterò di
parlarvi un po' dell'attività, dell'impegno che ha Roma 3 nei confronti della mobilità sostenibile e quindi del mobility management nel mio intervento, quindi in modo da adesso avviare subito i lavori ed entrare subito nel clou del nostro incontro. Altra sostituzione, perché noi donne siamo invadenti, è da parte dell'ingegner Cervi, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma, che ha chiesto alla mia collega, nostra collega Maria Lisa Nigro, anche vice direttore alla didattica, per la didattica, quindi del nostro dipartimento, non più in casa, più in famiglia, di in qualche modo introdurre i lavori. E quindi prego Maria Lisa. Grazie alla professoressa Maria Rosaria De Blasis, buongiorno a tutti, direi a questo punto benvenuti a Roma 3. Io sono la professoressa Maria Lisa Nigro e mi occupo di ingegneria dei trasporti, quindi insegno ai nostri studenti la pianificazione della mobilità, la pianificazione dei trasporti. Oggi però sono qui in veste Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma, perché io sono consigliere presso l'Ordine stesso e vi ringrazio per aver organizzato questo evento. Ringrazio la professoressa De Blasis per averci ospitato e ringrazio l'ingegnere Andrea Pasotto che ha portato avanti l'organizzazione di questo evento formativo sul Mobility Manager, grazie anche alle attività delle commissioni, della commissione che lui presiede, ovvero la Commissione Mobilità Elettrica e Sostenibile dell'Ordine. Ci tengo in questo momento a fare anche un punto su quanto l'Ordine sta portando avanti attraverso queste commissioni tematiche. Dallo scorso anno è stata messa in piedi una struttura che ricalca un po' quella organizzativa universitaria in dipartimenti, aree e commissioni. Bene, pensate che a livello di commissioni che si occupano di mobilità, trasporti e infrastrutture, abbiamo sì appunto la commissione dell'ingegner Pasotto, ma abbiamo anche commissioni, e questo appunto ci tengo a dirlo a tutti i presenti, ingegneri, ma anche docenti, anche studenti, futuri ingegneri, abbiamo anche commissioni che si occupano di pianificazione della mobilità, di sistemi di trasporto rapido di massa, un altro elemento importante, modelli e dati per i sistemi di supporto alle decisioni e anche un stock di commissioni più votate agli aspetti infrastrutturali, sia stradali che ferroviari, con particolare riguardo alla sicurezza dell'esercizio. Pensate che allo stato attuale abbiamo circa 140 ingegneri impegnati nelle attività delle commissioni con focus specifico su mobilità e infrastrutture per la mobilità. Un'altra cosa che ci tengo a dire e che mi fa molto piacere è che questo evento appunto veda la partecipazione congiunta di Ordine e Università, perché appunto ritengo molto importante che gli ordini professionali si interfaccino col mondo della didattica e della ricerca e anche della terza missione, quindi questa è sicuramente un'occasione di sviluppo e approfondimento importante per tutti noi docenti e ingegneri. Vorrei venire adesso al tema della giornata, quindi si parlerà di Mobility Manager, un tema sicuramente a me molto caro. Ricordo che circa un anno fa, in particolare a maggio del 2022, probabilmente alcuni di voi erano presenti, abbiamo parlato di Mobility Management presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma. Alcuni relatori che oggi sono coinvolti anche in questo tavolo erano presenti all'epoca e quindi sarà oggi un momento per rifare anche il punto della situazione. Non sarò io sicuramente a tediarvi con gli aspetti normativi che sono sicura che riprenderete nel corso della giornata, dal decreto Ronchi del 98 che definisce la figura del mobility manager dei piani spostamenti casa lavoro, sino ad andare a passare per il decreto interministeriale 179 del 2021 e direi anche alle più recenti novità normative del decreto del 16 settembre 2022
che mette, diciamo, alcuni punti, alcuni punti su forse elementi lasciati in sospeso dalla normativa precedente. Mi piacerebbe sottolineare alcuni elementi del decreto interministeriale del 2021, perché si evidenziava che cosa? L'importanza del mobility manager d'area. Ecco, e questo sarà sicuramente un punto che verrà riaffrontato oggi. Il mobility manager d'area è un soggetto importante per la collezione dei piani spostamenti casa lavoro e dei dati che vengono raccolti a livello di singoli enti, di singoli soggetti, per poterlo poi, diciamo, elevare a livello comunale. Quindi vi vedo del mobility manager d'area un po' la chiave di volta per cosa? Per portare verso un'ottica effettivamente di mobilità sostenibile tutto quello che in piccolo, ma sempre in grande, i singoli mobility manager riescono a portare avanti. E un altro elemento che veniva evidenziato nel decreto interministeriale era l'importanza dei dati. Ecco, questo è un altro elemento che ho visto verrà riaffrontato anche nella discussione odierna. E mi piacerebbe dire, sì, i dati sono fondamentali, noi siamo adesso pervasi dalla telematica, dai sistemi intelligenti applicati alla mobilità, ai sistemi di trasporto, dobbiamo imparare a gestire queste mole di dati, siamo in uno scenario completamente diverso rispetto a qualche anno fa, in cui avevamo i nostri, diciamo, modelli, il nostro approccio modellistico, ci mancavano i dati, adesso abbiamo tanti dati, dobbiamo riuscire a convogliarli verso i nostri modelli. Non c'è solo l'aspetto dei dati, perché tutti voi, ci saranno molti mobility manager qui in questa sala, devono affrontare ogni giorno dei cambiamenti nel settore della mobilità che sono in rapida evoluzione. Servizi, infrastrutture sempre nuove, sempre diverse. Ecco, quelle che una volta dicevamo sistemi, servizi innovativi, il carpooling, beh, ormai sono un po' vecchiotti, ma pensate anche a tutto l'aspetto della micromobilità elettrica che sta pervadendo le nostre aree urbane e che è in continuo mutamento, in mutamento in termini di servizi, tariffe, operatori. Ecco, il mobility manager non deve, diciamo, solo sapere come strutturare il suo piano spostamenti casa lavoro e come portarlo avanti, ma chiaramente deve essere una figura tecnica che deve essere in grado di seguire mano a mano tutta questa evoluzione del settore dei trasporti. Ecco, quindi il mobility manager non è sicuramente un supereroe, ma sicuramente un grosso in bocca al lupo per tutti voi che ogni giorno ovviamente dovrete affrontare queste sfide e questa forte evoluzione del settore. Buon lavoro a tutti, grazie. Grazie Maria Elisa. Un aspetto ho colto dal tuo intervento e che condivido pienamente, verso questa innovazione, verso questo, ma un attimo di verifica, cioè ogni volta che facciamo, infatti hai parlato di seguiamo il settore, cioè tutte queste innovazioni, la mobilità elettrica, ma stiamo perseguendo gli obiettivi magari in modo diverso, dobbiamo calibrare meglio i nostri spostamenti, quindi mi permetto di aggiungere e di sottolineare che qualunque innovazione ben venga, perché non abbiamo, però facciamo esperienza anche degli errori, quindi verifichiamo che gli obiettivi che ci avevamo proposti li stiamo in qualche modo raggiungendo, non affezioniamoci all'idea di dover fare qualcosa senza. Grazie. Passerei la parola al professor Matteo Colleoni, che in questa sede, anche lui collega universitario presso Bicocca, mi viene mai il nome dell'università, ma in questa sede nel ruolo di presidente del tavolo tecnico sul mobility management del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Grazie. Quindi che ci racconterà qualcosa su questo, sull'attività di questo tavolo, spero. Sì, volentieri. Ho una presentazione che faccio partire da qui. Grazie, scusate un secondo.
Bene, grazie, grazie per l'invito e buongiorno a tutti. Nel mio intervento vi parlerò di... Allora, vediamo. Va bene, adesso si è acceso. Nel mio intervento vi parlerò di quattro punti fondamentalmente. La composizione degli obiettivi del tavolo tecnico del Ministero, il secondo le attività dei gruppi di lavoro, abbiamo articolato il tavolo in quattro sottogruppi e vi racconterò le attività che abbiamo svolto in questi quattro sottogruppi, i principali risultati del primo anno di lavoro, si tratta di un tavolo che lavora per 2 anni, è stato istituito l'anno scorso, quindi abbiamo a giugno di quest'anno raggiunto il primo anno, e nel giugno dell'anno prossimo concluderemo i lavori e poi delle conclusioni. Beh, innanzitutto le attività del tavolo del Ministero si collocano all'interno di una riforma dell'osservatorio che fa riferimento al MIT. Col decreto 68 del 2022 l'osservatorio che forse voi conoscevate con il termine sintetico di osservatorio del trasporto pubblico locale è stato ridenominato come Osservatorio Nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità locale sostenibile. Cioè venne voluto dal precedente ministro questa trasformazione della denominazione dell'osservatorio affinché l'osservatorio tenesse conto nella sua definizione del concetto non soltanto di trasporto pubblico locale, ma di mobilità locale sostenibile, in una logica di integrazione del trasporto pubblico locale con le altre forme di trasporto, quindi con gli altri segmenti del sistema di trasporto, nella direzione della mobilità locale sostenibile. E all'interno di quell'osservatorio veniva articolato 5 sezioni permanenti, e queste 5 sezioni permanenti avevano una sezione, la sezione numero 2, che riguarda il tema dell'elaborazione di modalità operative del mobility management. E questa è la prima novità importante dell'anno scorso, ovvero l'idea che le attività di mobility management che vengono fatte dal mobility manager d'area o dai mobility manager aziendali non fossero più disconnesse rispetto alle attività dell'osservatorio della direzione che fa riferimento al Ministero, in un'ottica di valorizzazione anche delle attività e dei dati del mobility management d'area ed aziendale. Se guardate l'articolazione, adesso vediamo dov'è il puntatore, no, non c'è un puntatore, allora, no, non era il puntatore, bene, questo, il puntatore sarà questo allora. Questo? Niente, non è questo, va bene. Quindi se guardate il punto 2, vedete che è una delle sezioni, delle 5 sezioni che sono analisi e programmazione. Questo rosso, è un po' debole. No, non si vede, fa niente. Quindi vedete analisi e programmazione dei servizi, elaborazione e modalità operative del mobility management, analisi dei PUMS, modelli di programmazione degli investimenti, analisi dello sviluppo urbano metropolitano. Quindi questo tavolo si colloca all'interno della trasformazione dell'osservatorio. Con decreto 231 del 22 luglio del 2022, quindi appena dopo rispetto alla costituzione di questo osservatorio così ridominato, è stato istituito un tavolo tecnico che è un tavolo che è formato da 3 componenti, rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, un componente del Ministero dell'Istruzione e della Transizione Ecologica, che adesso ovviamente hanno preso denominazioni diverse, un componente rappresentante dell'ANCI, 2 componenti rappresentanti di città metropolitane, 8 componenti di città di grandi dimensioni, con più di 250.000 abitanti,
e quattro componenti di città di medie dimensioni tra i 100.000 e i 250.000 abitanti. Cioè l'idea era quella di avere un tavolo tecnico rappresentativo dei ministeri, dei due ministeri che avevano redatto il decreto interministeriale di cui si parlava nella introduzione, più rappresentanti di ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, più i rappresentanti di diversi tipi di comuni. Si tratta, vi ricordo, di un tavolo tecnico di mobility manager d'area, ma che vanno anche a lavorare sul concetto di mobility management aziendale. Bene, questo tavolo tecnico è un tavolo tecnico che ha diversi obiettivi, che adesso non vi leggo, ma evidentemente poi vi lascio anche i materiali, però la cosa importante di questo tavolo tecnico, in maniera molto pragmatica, è quello di riuscire a risolvere i diversi problemi che riguardano il mondo del mobility management aziendale d'area. Limitandoci ai problemi del mobility management d'area, il primo problema è che non sapevamo effettivamente quanti comuni, dei comuni che avrebbero dovuto per legge nominare il mobility manager d'area, effettivamente lo avessero. Che è una cosa basilare, l'ABC per poter fare qualsiasi ragionamento, anche perché molto spesso il mobility manager aziendale che faccia riferimento ad un'impresa privata oppure ad un ente pubblico non sa con chi interloquire se non c'è cognizione e conoscenza di chi siano e di dove siano i mobility manager d'area. Secondariamente era quello di costituire una relazione tra questi mobility manager, incentivando i comuni, i paesi, le regioni che erano più arretrate su questo processo a nominare un mobility manager. La terza cosa, che vi riassumo questa lunga slide, era quella di creare un confronto di buone pratiche. Anche se non erano best practice, fa niente. L'importante è che siano almeno buone e concrete nel realizzare interventi di mobility management, provare ad attivare percorsi di formazione per formare i mobility manager d'area e tramite i quali d'area quelli aziendali e soprattutto, come si metteva in evidenza nell'introduzione, creare un circolo virtuoso nel campo del dato. Il mobility manager aziendale è la figura che meglio conosce il dato origine e destinazione, quindi il dato della mobilità sistematica. Il dato della mobilità sistematica non è che sia molto diffuso a livello nazionale. L'indagine ISFORT è un'indagine campionaria, che è importantissima e fondamentale. Adesso verrà pubblicata la nuova indagine. È un'indagine campionaria sulla mobilità sistematica e asistematica, ma non è un'indagine origine e destinazione. Le indagini origine e destinazione le fanno ogni tanto le regioni, e anche in Regione Lombardia siamo indietro di qualche anno, e quindi non abbiamo molti dati sistematici, che invece, se lavora bene, sono in possesso del mobility manager aziendale, che conseguentemente, se lavora bene, trasferisce questo tipo di dato al mobility manager d'area, che lo trasferisce alle agenzie del TPL e alle società di trasporto. E quindi si crea quel circuito virtuoso di valorizzazione del dato che in mancanza di questo circuito vuol dire che c'è tutta una quantità di informazioni che non sono in possesso dei gestori dei servizi e quindi questo porta alla cattiva valorizzazione della figura dei mobility manager d'area ed aziendali. Adesso vi farò vedere i risultati di indagine che ci dice che c'è tantissimo da fare in Italia perché ancora non siamo arrivati neanche ad un livello discreto per poter raggiungere questo obiettivo. E questo è quello che si vuole fare nel tavolo. Il tavolo si articola in quattro sottogruppi, un sottogruppo che si occupa della componente normativa, ovvero che è quello di proporre delle proposte di modifica normativa per poter integrare le cose che non funzionano nell'attuale normativa sul mobility management d'area ed aziendale. E vi sono diverse cose che non funzionano. La più importante, a mio avviso, riguarda la scala territoriale di nomina dei mobility manager, che è una scala di questa normativa che non tiene conto di quello che sta succedendo in Italia dal punto di vista socio-economico territoriale, ovvero il fatto che la cosa più importante a mio avviso, io sono uno studioso di studi urbani, questa è la mia specificità di professionale e anche accademica, noi stiamo vivendo una situazione caratterizzata da una fortissima dispersione insediativa, sia degli insediamenti residenziali ma anche produttivi. Milano Bicocca è la periferia nord-est di Milano, noi siamo nella sede di Pirelli,
che non è scomparsa, si è dispersa su un territorio di circa 30 chilometri. I miei studenti di Milano Bicocca sono 35.000, hanno un percorso medio, casa università, di 28 chilometri. Buona parte di loro vive in comuni con meno di 5.000 abitanti. Il 30% della popolazione vive in comuni che hanno meno di 25.000 abitanti. Questa è la situazione italiana. C'è una fortissima dispersione insediativa, non è tanto il caso di Roma, ma Roma è un caso a sé. Avete un comune che è grosso come la città metropolitana di Milano, cioè come la provincia di Milano, e quindi è quasi una provincia in sé. Ma il resto d'Italia è fortemente disperso. E con una situazione così dispersa, una legge che ti dice occorre nominare i mobility manager d'area nei comuni capoluogo di provincia, in tutti i comuni capoluogo di regione e nei comuni con più di 50.000 abitanti, è bene, una buona cosa, però il problema è che buona parte delle persone vivono in comuni con meno di 50.000 abitanti. Le imprese oggi trovano molto più convenienza a dislocarsi perifericamente in piccoli comuni. Noi stiamo lavorando nella provincia di Vicenza in questo momento. In provincia di Vicenza le grosse imprese non sono a Vicenza, sono nei piccoli comuni circa 20 km di distanza. Loro dicono, a questo punto la legge non ci obbliga a nominare i mobility manager, perché anche se abbiamo 100 dipendenti non abbiamo un mobility manager d'area, perché siamo in comuni che hanno meno di 50.000 abitanti. Allora cosa facciamo? Possiamo consorziarci per avere un mobility manager nominato che lavora su un territorio che non fa riferimento al comune con più di 50.000 abitanti o su territori più vasti? E queste sono le questioni dell'ambito normativo che andrebbero affrontate. Il secondo argomento del sottogruppo sono le attività di mobility management, le politiche e la pianificazione, cioè come le attività, le politiche di mobility management possono integrarsi negli strumenti ordinari di pianificazione, in particolar modo nei PUMS. Poi il terzo argomento riguarda i dati e gli indicatori, ovvero la creazione di un archivio dati sui mobility manager d'area ed aziendali, finalmente, affinché si possa avere un contatto diretto con i mobility manager. E un ultimo aspetto riguarda l'aspetto della comunicazione e soprattutto della formazione, quindi formare figure che sappiano fare non soltanto i mobility manager aziendali, perché su quello paradossalmente c'è più formazione, c'è la formazione che viene fatta anche dalle istituzioni private, dalle associazioni, dalle organizzazioni, mentre invece c'è meno formazione nel campo del mobility management d'area. E i membri del tavolo abbiamo individuato dei coordinatori, Nigilia Pasotto per esempio è coordinatore del gruppo Dati, Indicatori, Indagini e Tecnologie, un altro collega di Ravenna di Comunicazione e Formazione, un collega di Bari e di Firenze di Attività di Mobility Management, una collega che è la Mobility Manager di Città Metropolitana di Torino, invece del primo sottogruppo. Benissimo, perché è importante lavorare su questo? Io volevo mostrarvi questi dati, ma perché l'abbiamo appena fatto questo lavoro, quindi mi faceva piacere mostrarvelo, sono i dati tratti dall'ultima indagine di censimento, quindi 22, sul riparto modale per regione. Non possiamo andare sotto perché sapete che purtroppo il censimento lavora non più su tutti i comuni, ma su campioni di comuni rispetto ai precedenti censimenti, in cui lavorando su tutti i comuni, questo è il dato origine e destinazione della mobilità sistematica che viene rilevato col censimento, e quindi il livello di rappresentatività minima che possiamo avere è la regione, cioè non possiamo andare sotto, altrimenti il rischio campionario è troppo elevato, che ci ricorda che, insomma, quello che già in parte sapevamo, ovvero che abbiamo un riparto modale della mobilità sistematica. Questa è limitata al lavoro, escluso lo studio, dove ancora, faccio riferimento ad esempio alla Lombardia, abbiamo un riparto del 75% di mobilità sistematica autoveicolare, che con l'aggiunta di quella motociclistica arriviamo al 78%. La quota a piedi è del 9%, in treno e in bus è del 17%, con una quota di spostamenti oltre i 30 minuti pari all'11%. In rosso le situazioni più gravi, in blu le situazioni migliori per quanto riguarda i diversi riparti modali. Insomma, vi ho riportato questo dato ed è l'unico dato che vi riporto di indagine perché è molto nuovo, un dato del 2022, non ve ne sono più aggiornati a mio avviso, l'abbiamo appena lavorato per la nostra summer school sulla sicurezza stradale, ecco, a conferma del fatto che abbiamo ancora una situazione nella mobilità sistematica di fortissima autodipendenza.
con situazioni ovviamente migliori nelle singole città. Milano, città per esempio, ha un riparto modale molto virtuoso, ma sui residenti, neanche sugli addetti, cioè coloro che risiedono a Milano hanno un buon riparto modale, però già gli addetti, quelli che entrano a Milano tutti i giorni, sono 600.000 persone che entrano in città e tendono a entrarci ancora, soprattutto coloro che vivono, che lavorano nel privato, nei quartieri semi centrali, ancora con l'automobile, nonostante area B e area C abbia fortemente filtrato gli ingressi delle automobili più inquinanti. Bene, allora il primo lavoro che noi volevamo fare, mi rimangono ancora 12 minuti, è quello di andare un po' a contare quanti mobility manager ci sono in Italia. Abbiamo fatto due indagini, ovviamente coordinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e che ha avviato questa indagine e poi si è appoggiato al tavolo. D'altronde il tavolo è strutturato nel Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, e poi dopo sicuramente la dottoressa Messina ci dirà qualcosa nella parte conclusiva. La prima cosa che volevamo fare era quella di contare quanti sono i comuni che potenzialmente dovrebbero avere un mobility manager d'area. Lo so che è una cosa ovvia, scusate, siete ingegneri, e questo conteggio è un conteggio veramente banale, non ci sono equazioni, non c'è nulla, non c'è nessun modello. Andiamo a contare quanti comuni, almeno per sapere, dovrebbero avere i mobility manager d'area. E allora abbiamo fatto due calcoli semplicissimi, dove salta fuori che dovrebbero essere 164. Quindi 20 comuni capoluogo di regione, più i comuni capoluogo di provincia, che sono 109, meno 20 che sono anche comuni capoluogo di regione, quindi sono 89. Noi abbiamo 109 107 province e 109 comuni capoluogo di provincia. Che è una cosa che non mi tornava, ci ho messo un po' a capirla, poi ho scoperto che abbiamo una provincia in Italia che ha 3 comuni capoluogo. In Puglia, non lo sapevo, l'abbiamo scoperto qualche mese fa quando abbiamo fatto questo conteggio, e non tornavano i conti anche per quello. Quindi abbiamo 107 province, 109 comuni capoluogo di provincia, alla fine sono 164 i comuni che dovrebbero avere un mobility manager d'area, rappresentativi di 20 milioni di popolazione, cioè circa di un terzo della popolazione. Quindi se tutti l'avessero, tutto sommato non sarebbe male, perché vuol dire che circa un terzo della popolazione italiana è rappresentato da un mobility manager d'area. Ma poi in realtà non è soltanto così, perché la legge dice che dovrebbe dotarsi di un mobility manager d'area anche i comuni con meno di 50.000 abitanti, se si trovano in città metropolitane. Il Ministero li ha contati e ne abbiamo contati circa 505 di questi comuni con meno di 50.000 abitanti, ma che abbiano al proprio interno almeno un'azienda con più di 100 dipendenti. È chiaro che il dato cambia sempre, perché se un'azienda aumenta e diminuisce i dipendenti, cambia questo tipo di dato. Il che vuol dire che però in teoria dovremmo avere 669 mobility manager. Ora, è impensabile che tutti i comuni con meno di 50.000 abitanti, con 100 dipendenti in un'azienda, nominino il mobility manager. E quindi ci limitiamo ai 164. Bene, abbiamo detto, abbiamo 164 mobility manager in Italia, che sono ripartiti in questo modo in teoria. Il 28% dovrebbero essere al sud, il 22% al centro, il 15% al nord e il 20% al nord-ovest, il 13% nelle isole, secondo l'ampiezza demografica dei comuni, perché i comuni del sud Italia hanno un'ampiezza demografica maggiore dei comuni delle altre parti d'Italia. Allora abbiamo mandato un questionario, in questo questionario a tutti i 164 comuni, per vedere quindi chi aveva e chi non aveva. Primo dato, un tasso di risposta non altissimo, perché il 40% non risponde. E già questo non è un buon indicatore, il fatto che non ci siano risposte da parte dei comuni. È comunque una disattenzione. Il fatto che non abbiano risposta non vuol dire che non abbiano il mobility manager. Quindi c'è anche questo aspetto, che probabilmente il numero che adesso noi contiamo, che è di circa 90 mobility manager effettivamente attivi, probabilmente è sottostimato, perché ci sono dei comuni che non hanno risposto all'indagine, soprattutto nel sud Italia. La metà dei comuni non hanno anche risposto all'indagine. Nel nord-est invece la quota è molto bassa, quindi vuol dire che buona parte dei comuni che hanno ricevuto il questionario hanno risposto all'indagine, che ci dice che i comuni del nord-est hanno amministrazioni comunali più attente, mediamente dal resto d'Italia, alla ricezione delle comunicazioni ministeriali rispetto al sud Italia. Adesso escludiamo chi non ha risposto all'indagine e ci concentriamo, ecco qui sono tutti i comuni che hanno dichiarato di avere nominato un mobility manager d'area, ci concentriamo allora soltanto sui 98 comuni
questi che hanno detto di avere un mobility manager d'area nominato, e quindi vedete che in buona parte di questi 98, nel nord-est, tutti i comuni che hanno risposto hanno nominato un mobility manager d'area, quindi tutti i 22 comuni, quindi, mentre invece questa quota tende a scendere un po' nel resto d'Italia e ancora soprattutto nel sud Italia. Quindi ci sono due dati, un tasso di risposta basso e secondariamente un numero maggiore di comuni che, nonostante dovessero avere nominato un mobility manager d'area, non l'hanno fatto. Bene, quindi questo è un primo dato che ci dice, in termini sintetici, primi due punti, che esiste un basso tasso di risposta, il che vuol dire che c'è una difficoltà a mantenere una relazione con i comuni che richiederebbe una maggiore attenzione reciproca affinché ci sia un tasso di risposta maggiore, e soprattutto questo basso tasso di risposta è stato poi seguito dalla presenza di un numero consistente di comuni che non l'hanno nominato, nonostante devono farlo. Oppure l'hanno nominato probabilmente formalmente, ma quando poi sostanzialmente gli chiedi tutta una serie di dati non compilano. E se un soggetto non compila un questionario, è un po' come uno studente che viene a fare un esame e lui viene a fare l'esame, però lo lascia il foglio in bianco, vuol dire che non è preparato. Formalmente è scritto, ma in pratica non ha fatto nulla. Quindi formalmente sono stato nominato, ma in pratica non ho fatto nulla e quindi non so rispondere ad un questionario. Probabilmente anche perché il questionario era un po' troppo difficile, quindi il compito doveva essere fatto più facile, i prossimi compiti li faremo più facili. Insomma, questo è il primo risultato. Secondo, vi sono molti comuni, persino comuni capoluogo di provincia, che non hanno nominato il mobility manager d'area. Comuni capoluogo di provincia, e questo è particolarmente grave. Questo quindi ci suggerisce come tavolo di lavorare molto, non per punirli, ma per capire i motivi per cui non l'hanno fatto e sostenerli affinché lo facciano in tutti i modi, attraverso modifiche normative, bandi o attività di questa natura. Torniamo un attimo indietro. A questo punto la cosa interessante è che a costoro abbiamo chiesto quante sono le aziende, quante sono gli enti, quante sono le università, quante sono le scuole che hanno nominato un mobility manager e che hanno fatto dei piani. E qui i dati non sono neanche malissimo, nel senso che, per esempio, scopriamo che 711 sono i mobility manager scolastici, quindi ripartiti in quel modo, e 53 sono le scuole che hanno redatto un piano spostamento casa-scuola, nonostante, voi sapete, la normativa non lo richieda di farlo più, e loro lo fanno lo stesso. Quindi tutto sommato non è neanche male, questi piccoli numeri, questo tipo di dato. Poi abbiamo chiesto quante sono le imprese che hanno un mobility manager, quante sono le istituzioni. E qui scopriamo, dal dato che loro hanno dichiarato, che abbiamo 1.131 imprese che hanno inviato le matrici origine e destinazione, 1.779 imprese che hanno redatto il piano spostamento casa lavoro e 2.000 imprese che hanno nominato un mobility manager aziendale, 316 enti istituzioni. 62 mobility management universitari. Io tra l'altro sono un mobility manager universitario della mia azienda, che in realtà chiamarla azienda non è corretto, della mia università, e noi sappiamo nell'ambito RUS, che è la rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile, che siamo circa 65. Giusto, quindi in effetti è affidabile il dato. C'è chi ha risposto correttamente, probabilmente anche sugli altri dati. Il che vuol dire, facendo una somma, sui 98 comuni, che noi abbiamo circa un 3.180 mobility manager. Probabilmente il dato è un dato in difetto, ce ne sono molti di più, ma comunque è un buon numero che giustifica un investimento in tutte le direzioni. E sono il punto 3-4, nonostante non più obbligate molte scuole elaborano piani, la metà delle aziende e un terzo delle istituzioni hanno nominato un mobility manager aziendale. Quindi questo è un po' un primo dato quantitativo. Abbiamo fatto poi, e mancano 5 minuti, l'ultima parte che invece riguarda un'indagine qualitativa. Cioè, avuto questo primo dato quantitativo, abbiamo detto, bene, concentriamoci sui 79 comuni e vediamo un po' di chiedere loro poche domande, più di carattere cosiddetto qualitativo, cioè quali sono le cose che vanno e che non vanno.
Innanzitutto, sono state importanti le linee guida redatte dal Ministero dei Trasporti insieme al Ministero della Transizione Ecologica, e quindi che voi conoscete molto bene, sono state importanti per supportare l'attività dei mobility management. Chiaramente la risposta, questa è una variabile cardinale crescente, da 1 a 4, da per niente importante, 4 molto importante, chiaramente hanno risposto sì, sono stati molto importanti, il che ci dice che dobbiamo continuare a lavorare sulla redazione di linee guida. Secondo, necessita di altre linee guida? 93% sì. Infatti una delle attività del tavolo, qui vi faccio vedere l'indice del documento che verrà pubblicato sul sito del Ministero, che è un documento di guida delle attività di mobility management d'area, rispondono a questo tipo di richiesta. Qual è il livello territoriale più adatto per fare mobility management d'area? Ovviamente il comune, ma anche l'area vasta, comune più provincia, più città metropolitane in modo coordinato. E quindi evidentemente chi lavora nell'amministrazione pubblica sa che non possiamo, che c'è quel problema di cui ho parlato prima, c'è la forte dispersione insediativa delle imprese, che poi è tipica del nostro sistema post-capitalistico. C'è una fase avanzata dello sviluppo industriale e caratterizzata dalle economie di differenziazione, non dalle economie di localizzazione. Un'impresa non ha più interesse a avere tutto concentrato, le economie di localizzazione di fordista memoria. Le imprese hanno tutto l'interesse a distribuirsi e avere delle economie di differenziazione e quindi di dispersione territoriale. E quindi l'amministrazione non può basarsi su un principio di economia di localizzazione di fordista memoria degli anni 60-70, se siamo nel 2023. E quindi va fatta una modifica normativa, evidentemente, che tenga conto dei cambiamenti morfologici del sistema produttivo e di insediativo delle persone, e chi ci lavora ne è consapevole. Poi, quali sono le cose che dovremmo fare come ministero? E questo è un po' un dato inatteso, perché noi pensavamo che venisse richiesto più interventi di chiarezza sulle nomine, sulle competenze, sulle funzioni, e invece no. E però anche qui ne avevamo già sentore. Quello che esce dal gruppo dei mobility manager d'area è che c'è abbastanza chiarezza sulle funzioni, sulle leggi. Quello che è importante fare probabilmente è avere più chiarezza sulle risorse, più chiarezza sul coordinamento e sugli strumenti a disposizione, cioè insomma avere più chiarezza di carattere strumentale. E li sintetizzo qui, l'indagine qualitativa e le 7 richieste che escono dai mobility manager d'area. Primo, risorse economiche, strumentali, umane chiare, al di là della voce e dell'approccio dei bandi. Superare l'approccio dei bandi e avere sistematicamente risorse strutturali che consentano ad un comune di avere un mobility manager d'area che svolga quella funzione quasi soltanto con un ufficio, con risorse umane, strumentali, economiche per fare il mobility management. Un ruolo definito in organigramma, chiaro nei rapporti anche con gli altri agenti della pianificazione, una scala territoriale giusta che va al di là del comune, se tocchiamo il tema dei trasporti e della mobilità che per definizione non ha confine, procedure e strumenti impositivi, questo vuol dire che se un mobility manager non c'è, ci possono essere anche misure punitive nei confronti dell'amministrazione comunale. Se non viene redatto il piano di spostamento, non viene trasmesso, ci possono essere misure di controllo e non soltanto misure di tolleranza. Obiettivi collegati alle attività programmate a livello comunale, una buona formazione, una formazione specifica, e poi strumenti e piattaforme per poter creare quella circolarità del dato fondamentale per valorizzare la mobilità sistematica. Questo sintetizza. Quindi PSCL integrati, accesso ai dati ministeriali dell'osservatorio. Vi ho detto che il mobility management è una voce dell'osservatorio più generale del ministero, quindi molti richiedono, posso accedere a questi dati? Io vi do dei dati dei piani di spostamento casa-lavoro, ma voi mi potete far accedere al sistema di archivio per capire come valorizzare l'informazione che vi ho ceduto. Superare la logica dell'indagine. Questo tra l'altro anche noi a livello accademico ci stiamo molto lavorando come RUS. Cioè noi i comportamenti di mobilità di studenti nostri lo facciamo spesso affidato a delle indagini che hanno un tasso di risposta del 4%, del 5%, per di più neanche fatto con campionamento casuale statistico, perché in realtà lo mandi a tutti
e poi cosa fai? Ricevi il 4% di risposte e fai un po' scampionamento per pesare le variabili. In teoria andrebbe fatto un campionamento mandato ai soggetti campionati, trovati i sostituti in un numero N per poter sostituire quelli che non rispondono, e a fine è un campione veramente pesato. E quindi, ma al di là di questo, non possiamo valorizzare il dato amministrativo? Conosciamo l'origine, conosciamo le destinazioni, potremmo chiedere agli studenti, a tutti noi, di dire come ci muoviamo. Lo so, non è facile, perché il modo in cui ci muoviamo cambia in continuazione, però insomma valorizziamo di più il dato amministrativo piuttosto che il dato dell'indagine puntuale. E poi disporre di strumenti di valutazione, strumenti per valutare la qualità del piano spostamento casa lavoro. E qui vado a finire con gli ultimi due prodotti del tavolo. Il tavolo ha redatto delle linee guida, indirizzi operativi che ha questo indice, lo troverete appunto sul sito, ci abbiamo lavorato tanti mesi e quindi a questo punto è pronto, che è una guida, un vademecum, le attività del mobility management d'area per poter risolvere alcuni dei problemi che abbiamo visto finora. Tra gli allegati c'è un allegato molto importante che è stato poi elaborato in particolar modo dal sottogruppo coordinato dall'ingegnere Pasotto, che è una scheda tipo per la valutazione di un piano spostamento casa lavoro. Qui ve la faccio vedere così accennata, poi la vedrete nei dettagli. Insomma, il mobility manager d'area abbia degli strumenti di valutazione dei piani di spostamento, non per punire quelli fatti male, ma per fare in modo che questi piani siano meglio redatti. E vi ringrazio per l'attenzione. Ringrazio il professor Colleoni per la ricchezza di informazioni e la chiarezza di esposizione. Sicuramente molto interessante il suo intervento. E diciamo, da qui sono emersi degli spunti e delle ovviamente delle preoccupazioni, delle difficoltà che, con le quali ci dobbiamo confrontare tutti i giorni. Però ecco, l'idea che stiamo mettendo a fattor comune queste preoccupazioni in qualche modo ci solleva e non possiamo che augurarci reciprocamente buon lavoro. Passerei la parola a questo punto all'ingegner Pasotto, che insieme all'ingegner Giulia Carbone e Sabrina Pesoli ci racconterà un po' quella che è la realtà un po' estesa, diciamo, del mobility management di Roma Capitale. Ma guarda, c'è ancora spazio. Chiedo scusa, proseguo con le presentazioni, anche se immagino l'ingegnere Andrea Pasotto, Mobility Manager di Area di Roma Capitale, presidente della Commissione Mobilità Elettrica e Sostenibile dell'Ordine, degli ingegneri della provincia di Roma ovviamente, e responsabile dell'area di pianificazione strategica per Roma Servizi per la Mobilità. L'ingegner Giulia Carbone è esperta di analisi domanda di mobilità di Isfort SPA e vicepresidente della commissione appunto presieduta dall'ingegner Pasotto, mobilità elettrica e sostenibile. Infine l'ingegner Sabrina Pesoli immagino, area pianificazione Roma Servizi per la Mobilità. Prego. Okay. Buongiorno a tutti. Mi ricollego un po' ai precedenti interventi proprio per fare il punto dello stato di attuazione degli adempimenti della norma sulla mobility management. Nel caso di Roma facciamo un po' il quadro, tracciamo il quadro dello stato al 2022. Della totale, diciamo, delle unità locali
presenti a Roma, con sede a Roma, che sono all'incirca 1400, soggette alla redazione dei piani di spostamento casa lavoro e che interessano, che coinvolgono 400.000 dipendenti, solo il 23% circa ha presentato i piani. E il 9%, quindi sotto il 10%, ha presentato dei piani completi e correttamente redatti secondo le linee guida. Questo ci fa un po' riflettere su quelle che sono le criticità legate all'applicazione di questo strumento, che probabilmente è un po' collegato alla disciplina priva di sanzioni, ma anche a una scarsa conoscenza e quindi la necessità di un maggiore accompagnamento delle aziende e di sostegno per la redazione di questi piani, da affiancare a un sistema incentivante per le aziende invece virtuose. Quindi queste potrebbero essere le due leve su cui agire principalmente per migliorare questo contesto ancora piuttosto critico, insufficiente rispetto a quello che noi ci possiamo aspettare, anche perché poter gestire un insieme così importante di dati di mobilità sistematica significa poter agire in maniera importante sulla mobilità sostenibile, perché già solo su Roma Capitale avremmo un bacino di 400.000 dipendenti da indirizzare, da in qualche modo facilitare e direzionare verso delle scelte meno impattanti e più sostenibili. Come è stato detto precedentemente, quello che è importante è partire da un'attenta e mirata analisi dei dati. Conoscere bene la domanda è il punto di partenza sicuramente fondamentale per poter poi programmare e pianificare. Un altro aspetto che vorremmo anche affrontare è quello dello smart working. Abbiamo fatto un'analisi specifica, un focus specifico proprio sullo smart working, perché è forse la misura più efficace in assoluto, laddove è possibile applicare, perché noi di fatto con lo smart working limitiamo in origine lo spostamento, lo abbattiamo completamente, permettendo comunque lo svolgimento delle attività, perché la mobilità è una funzione a servizio di un'attività. Quando si riesce a svolgere l'attività senza muoversi, abbiamo già risolto il problema dell'accessibilità. Anche in quella direzione, quindi, è fondamentale procedere. Lo studio che abbiamo fatto ha riguardato anche la struttura organizzativa di specializzazione dei settori settori Ateco, che in percentuale vanno a comporre l'insieme delle unità locali di media grande dimensione presenti con sede a Roma, con unità locali maggiori di 100 dipendenti, per appunto specializzazione. Nel caso di Roma, il trasporto e magazzinaggio rappresenta il 21% della quota intera dei dipendenti che sono stati coinvolti. Va a seguire subito l'amministrazione pubblica e la difesa, le attività professionali, tecniche e scientifiche, la sanità, assistenza sociale e i servizi di informazione e comunicazione. Questi cinque macrosettori rappresentano l'80% delle aziende presenti a Roma di quella dimensione che abbiamo prima detto. Questo esercizio non è un esercizio puramente, diciamo, speculativo, insomma, no? Abbiamo un interesse di approfondire e di profilare meglio la domanda anche in funzione del settore produttivo specifico, perché quello che ci preme anche evidenziare è che ci sono delle
dei settori ateco che sono maggiormente vocati ad applicare o meno alcune misure di smart working, altre che per natura non lo possono fare. Quindi noi abbiamo fatto anche questo esercizio di dare una dimensione anche alle unità, una dimensione media delle unità locali per settore di specializzazione. E anche là abbiamo il trasporto e magazzinaggio che ha una dimensione di circa 800 e più addetti. Poi le altre attività principali sono rappresentate da sanità, attività finanziarie assicurative, sono le più corpose come dimensione. Cosa abbiamo potuto registrare? Che nel totale dei piani di spostamento casa lavoro solo il 65% hanno valorizzato il campo relativo alla presenza media in ufficio e nei giorni mini smart working. Tuttavia, dalle analisi abbiamo avuto un campione di 111.000 dipendenti monitorati, che ci ha consentito di valutare la percentuale di dipendenti in smart working. In particolare abbiamo una media di 2,12 giorni settimanali in smart working per tutti i settori lavorativi. La differenza, la varianza la possiamo vedere subito. Troviamo alcune aziende, alcuni settori che arrivano a oltre 3 giorni settimanali, come nel caso delle lotterie, delle attività finanziarie assicurative. Superiamo i 2 giorni settimanali anche per le attività immobiliari e le attività professionali e scientifiche, mentre siamo sotto il giorno settimanale per l'istruzione, le costruzioni, il settore costruzioni, e altri settori che istruzione, costruzione, mi sembra, sono quelli sotto. Poi abbiamo il noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto che sono anche marginali come applicazione dello strumento dello smart working. L'altro aspetto che è stato indagato è quello delle scelte modali attuali. Come d'altra parte ci aspettavamo, c'è sempre la dominanza del trasporto privato individuale. Abbiamo un 66% circa di utenti che scelgono l'auto oppure la moto. E questo che cosa ci fa dire? Che noi possiamo agire, possiamo intervenire per direzionare meglio verso la mobilità sostenibile all'incirca 305.000 spostamenti. Possiamo lavorare su 305.000 spostamenti, tolti naturalmente i dipendenti in smart working, le assenze per motivi personali. Noi tra andata e ritorno ci ritroviamo a poter gestire una quota restante di 305.000 spostamenti è da indirizzare verso modalità alternative meno impattanti. Già pensare che solo 2 giorni settimanali di smart working per ciascun dipendente significa ridurre le emissioni di inquinanti, in particolare di CO2, di 480 kg all'anno. Quindi è assolutamente rilevante utilizzare sia lo smart working che le altre modalità, come la modalità attiva, la mobilità attiva, lo sharing mobility e soprattutto il TPL, che, se torniamo un attimo indietro, ancora queste modalità tipo lo sharing, navetta aziendale, auto aziendale, rimangono molto contenute nella quota modale.
per quanto riguarda i dipendenti e quindi la mobilità sistematica, il TPL non è bassissimo dalle indagini, dai risultati delle indagini che sono derivate dalla presentazione dei piani, perché siamo intorno al 27,3%. Tuttavia è sempre molto elevata la quota sulla quale si può ancora continuare ad agire, perché stiamo parlando di un 66%, che è uno zoccolo duro sul quale ancora si può lavorare. L'altra analisi che è stata fatta è stata quella di considerare la distribuzione nel tempo degli spostamenti. Quindi l'analisi è stata fatta anche, poi questo lo illustrerà Andrea, è stata fatta sia per gli spostamenti nello spazio con le indagini OD, sia nel tempo. La fascia centrale dello spostamento in entrata è la seconda fascia oraria che si centra sulle 9 del mattino, con un 40% di spostamenti e di entrate. Viceversa, la fascia più corposa nell'uscita è intorno alle 13:30. Per l'uscita, diciamo, la distribuzione è un pochino più mediata, rispetto, meno concentrata rispetto all'entrata in ufficio. Questo sui dati medi, perché poi sui dati dei singoli settori si possono rilevare delle varianze in funzione sempre della tipologia di azienda, come si vede nel grafico. La seconda parte della presentazione riguarderà le misure che sono state applicate e attivate dalle singole aziende, le misure proposte per ridurre gli impatti ambientali, sociali ed economici. Ed è continuerà questa parte della presentazione l'ingegnere Sabrina Pesoli di Roma Mobilità. Buongiorno a tutti e bentrovati. Alcuni di voi ben ritrovati dopo un po' di tempo che mancavamo a questi impegni. Allora, io vi parlerò delle misure proposte, quegli impegni economici che sono stati rappresentati e indicati nelle schede che avevamo appena accennato, ma per fare questo vi devo fare due precisazioni. I numeri che andremo a vedere sono tanti e le cifre molto importanti, ma le slide sono poche. La prima cosa. La seconda è che bisogna fare un po' un piccolo passo indietro e focalizzare bene l'attenzione su quelle che sono le misure proposte, che cosa si intende. Le misure che ogni azienda poi alla fin fine propone all'interno del proprio piano spostamento casa lavoro non sono altro che il risultato, il punto di incontro tra quello che esce fuori dalla domanda di trasporto, quindi da quei dati di risposta al questionario che i singoli dipendenti sono tenuti a fare, a rispondere, e l'offerta di servizi aziendali. Quindi da una parte abbiamo la propensione al cambiamento dei dipendenti e da quell'altra le risorse aziendali disponibili. Nel momento in cui si ha ben una visione di dove andare a lavorare, esce fuori la ratio di queste misure, che dove bisogna andare a rispondere alle esigenze dei dipendenti, perché le misure che emergono non sono altro che il termometro, è quell'indice che ci dice come e a quali condizioni i dipendenti sono disposti a cambiare le proprie abitudini di spostamento, nel loro spostamento casa-lavoro, verso modi di trasporti più sostenibili. E quindi qui c'è tutto il lavoro fatto di analisi delle vostre schede. Bisogna innanzitutto dire che quello che vi vado ad esporre
fa riferimento a una quota parte delle schede inviate allegate ai PSCL, rappresentano un 38%, perché di tutti i 300 PSCL, 324 se non sbaglio, solo 126 sono stati quelli esaminati e in grado di poter lavorare sui dati da voi inviati. Gli altri perché non compilati o magari un po' bisogna lavorarci meglio perché sono state interpretate male delle voci di costo o di azioni da intraprendere. Comunque, in questa slide abbiamo sintetizzato essenzialmente la risposta delle aziende come impegno economico ai vari assi. Come si vede, l'asse che ha ricevuto più diciamo, un impegno economico da parte delle aziende è il primo asse, la disincentivazione dell'uso individuale dell'auto privata. Questo 35%, poi lo vedremo meglio in dettaglio, rappresenta quasi 4 milioni di euro e sono andati essenzialmente alla prima voce di spesa, che è la navetta aziendale. Come seconda impegno, quindi come secondo asse indicato come un'esigenza manifestata dai dipendenti, è la riduzione della domanda di mobilità attraverso lo smart working e le postazioni co-working. A seguire ci sono tutta quell'attività legata alla sensibilizzazione, ai software per il monitoraggio delle flotte carpooling, quindi altre misure, che è l'asse 5, con un po' di curiosità e soprattutto un po' di stupore, l'asse 2, favorire l'uso del trasporto pubblico, è risultata in penultima posizione, ma non è per una minore impegno di spesa, è che le voci di spesa sono diverse. Una navetta aziendale non è come l'incentivo all'abbonamento Metrobus, sono proprio due ordini di grandezza economici diversi, anche se poi andiamo a vedere il numero di dipendenti serviti è direttamente paragonabile. In ultimo, ma sempre per una questione di singola voce di spesa, c'è l'asse 3, che è favorire la mobilità ciclabile e la micromobilità attraverso le postazioni di e-bike, docce e spogliatoi all'interno delle aziende. Se andiamo avanti, abbiamo rappresentato qui la risposta invece delle aziende. Quante aziende hanno indicato si sono adoperate per mettere dei soldi nelle singole misure di ogni singolo asse? Abbiamo visto come la navetta aziendale ha riscosso un peso molto importante delle risorse economiche e a seconda dei vari assi anche il discorso della bici, il discorso dei software per la sensibilizzazione ai tempi di mobilità sostenibile, corsi di formazione. E se andiamo ancora più in dettaglio, questi sono numeri che poi vedremo anche più in dettaglio, abbiamo che per ogni asse, quello che vi dicevo prima, 35 aziende sulle 71, allora all'asse 1 hanno risposto 71 aziende, 35 delegali con un impegno di spesa di oltre 3 milioni, con un servizio a favore di 44 dipendenti, lo ha ricevuto il servizio di navetta aziendale. Questo fa pensare, perché oltre al beneficio dei singoli dipendenti per raggiungere una sede di trasporto in maniera sicura, ma anche condivisa, perché poi la navetta sta insieme ad altri dipendenti, ti dà anche un beneficio, un benessere, e l'azienda ne trae anche lei un beneficio, un'azienda, a parte quello economico, ma anche una regolarità di ingressi, una sicurezza che quel dipendente arriva con certe modalità. E per quanto riguarda invece il dipendente, non cerca il posto di lavoro, non è economicamente paragonabile perché lascia la macchina a casa. Gli altri assi, vediamo. Questo è quello che dicevo, per l'asse 2, favorire l'uso del trasporto pubblico, che
totalizza poco più di 1 milione, in realtà le due voci da 700.000 euro e 345 dovrebbero essere accorpate. Questo è stato messo così perché voi lo avete indicato così, ma in realtà serve più di 30.000 dipendenti e con un piccolo contributo, perché alcune aziende prevedono un poco contributo, altre invece la totalità degli abbonamenti o delle convenzioni, per quasi 1 milione di euro. Andando avanti abbiamo gli ultimi due assi che ci raccontano ovviamente l'impegno delle aziende dimostrato nei confronti dello smart working, che è la seconda voce di spesa, e postazioni co-working, che servono in tutto, diciamo, una quota minore di dipendenti, ma che le azioni che prevedono questi servizi maggiormente impegnative dal punto di vista economico. Mi sono dimenticata di dire che nella parte in grigio delle singole tabelle abbiamo voluto raccontare il costo minimo e massimo di ogni singola misura, che è un euro a dipendente, è un valore di costo unitario a dipendente, in modo tale da avere una visione della singola attività, quanto può incidere a livello di azienda. Ovviamente poi va calata nelle singole realtà, perché un'azienda che sta collocata in un posto poco servito dal trasporto pubblico, dove necessita di tutto, è diverso da un'azienda che si trova al centro, raggiungibile facilmente e con una serie di servizi che altre non hanno. Come vi dicevo, i numeri sono tanti e importanti, però redigere un PSCL fatto bene e la compilazione di queste schede ci dice dove dobbiamo andare a operare e dove stiamo andando. È una cosa importante, perché ti dice anche dove andare a spendere dei soldi oculatamente e laddove serve. E questo, ripeto, questo specchio da me raccontato rappresenta una quota parte di quello che dovrebbe essere. Ci aspettiamo che poco cambi, ma se ci fosse un'adesione maggiore, una rispondenza maggiore, avremo una sensibilità ancora più oculata di dove andare a intervenire. Voi come aziende, noi come ufficio del Mobility Manager d'area e i vari comuni dove mettere le proprie risorse. Io ho terminato e passo la parola all'ingegner Pasotta. Allora, nella prima parte del seminario abbiamo sottolineato l'importanza del dato e sostanzialmente abbiamo ben compreso come un corretto flusso di informazioni da parte delle aziende verso i mobili manager d'area consente di poter affrontare in maniera strutturata il tema della mobilità casa-lavoro. Faccio solo un brevissimo riferimento allo scenario attuale di progettazione di interventi sulla mobilità della città di Roma. Mi viene in mente questo esempio proprio perché ieri stavamo ragionando su un progetto di una linea tranviaria e in particolare stavamo riflettendo sulle analisi di impatto ambientale prodotte da realizzazione di quest'opera. E il processo di redazione del progetto comporta ovviamente dei passaggi che per parte degli ingegneri presenti sono chiari. Ma il tutto è basato sull'utilizzo di modelli di simulazione nel campo della pianificazione dei trasporti, modelli di simulazione ambientali, modelli predittivi e questi modelli necessitano di essere alimentati da dati.
E allora il senso di questo incontro è quello di spingervi a avere ben chiaro in mente che il dato che il mobility manager aziendale trasmette alla città è un dato che non è frutto di un compito che si esaurisce con la progettazione delle misure che ha sinteticamente descritto l'ingegner Pesoli, ma è un dato utile alla città, utile per la pianificazione, utile per la progettazione puntuale, ma anche per i progetti di micromobilità. Ed è questo il senso della, scusate, progetti relativi a contesti più contenuti, per esempio la pianificazione degli interventi anche sulla rete del trasporto pubblico. Quindi, ritornando all'esempio che mi era venuto in mente nella prima fase del seminario, ecco, noi stiamo proprio ieri pomeriggio ragionando su le mappe di inquinamento acustico, e queste mappe derivano da, dai dati di simulazione, quindi simuliamo delle matrici su dei modelli, con dei modelli che ci portano ad avere una rappresentazione con istogrammi dei flussi sugli assi veicolari. Questi istogrammi, alla fine, questi dati di simulazione diventano la base per il modello di simulazione acustica. Voi direte, ma è importante o non è importante? Se il progetto non ottiene da parte della Regione Lazio un ok nel processo di valutazione di impatto ambientale, quel progetto non si fa. E quindi il dato è fondamentale, e siamo nel tempio delle analisi, siamo all'università con degli ingegneri, dei mobility manager di fronte. Quindi, ecco, io vorrei, con questa presentazione, in realtà che completa le presentazioni precedenti, stimolarvi alla massima attenzione nel trasmettere a noi i dati. E questi dati oggi ve li chiediamo con un file Excel, quindi noi vi stiamo chiedendo chissà che informazioni complesse, però è molto importante l'attenzione. Vi faccio vedere come in alcuni casi questa attenzione non c'è. Allora, dai dati Istat, il mobility management romano si dovrebbe basare su un flusso di informazioni che deve provenire da 1183 aziende e 1732 unità locali, sono quelle che hanno più di 100 dipendenti. Stiamo parlando di 400.000 dipendenti complessivi, se parliamo solo delle unità locali di riferimento. Ad oggi il nostro insieme è basato solo su un 31,6% di questo gruppo di unità locali, cui fanno riferimento 386 mobility manager per 433 aziende. Di questo flusso dati, ai noi soltanto, diciamo percentualmente non è poco, l'89,6% dei mobility manager ci trasferisce dei PSCL in regola, quindi per regola si intende all'interno del perimetro normativo, quindi con la correttezza delle informazioni richieste. E quindi di questi 1.372 unità locali soggette alla redazione dei piani, in sintesi il 23,6% ci ha presentato un piano nel 2022. Questo, adesso non vi voglio annoiare con i dati perché ne avete già visti molti, possiamo dire quindi che sostanzialmente solo 126 PSCL sono compilati perfettamente secondo le linee guida, proprio con l'attenzione e con il dato puntualmente trasmesso come richiesto, perché ci vengono inviati dei piani adottati, ma spesso sono carenti di informazioni, e poi vedremo tendenzialmente quali. Allora, questa slide sintetizza il decreto interministeriale 179 e le linee guida. Che cosa deve fare il mobility manager? Ci deve trasmettere un PSCL adottato e basato su indagini, che significa che è necessario che il mobility manager trasferisca l'informazione che il vertice aziendale ha firmato il documento, ma non è un accanimento terapeutico dei nostri uffici, ma è la norma. Quindi, se ci mandate un piano che non è adottato, teoricamente questo piano non è valido. Ma perché è importante che sia adottato?
perché per noi è fondamentale che il flusso dati sia certificato dall'azienda. Quando l'azienda ci dice che il 3% degli utenti va in bicicletta, degli spostamenti sono in bicicletta, per noi quel dato, come vedremo, alimenta la catena dei modelli di supporto alle decisioni della città. Ecco, questo è quello che io voglio trasmettere. Quindi, siccome quel dato lo firma l'amministratore delegato, comunque il vertice dell'azienda, voi mobility manager gli dovete sottoporre un documento firmabile, perché quella firma significa che il dato certificato arriva a noi e noi lo usiamo per ritornare alla mia riflessione iniziale, per fare la simulazione acustica della linea tranviaria Termini Tor Vergata. Non è così, però è un granellino che va dentro il nostro sistema modellistico. Il budget, Sabrina vi ha illustrato i dati di budget, ma tutti sappiamo che queste schede sono, diciamo, un'intenzione, perché il vero budget è quello che veramente viene impegnato, e le risorse che vengono utilizzate dall'azienda. Quindi se l'azienda ci fa delle promesse e le inserisce su un documento, va bene il primo anno, ma attenzione, per l'anno successivo è fondamentale il monitoraggio, e lo abbiamo inserito anche nel processo di acquisizione dei dati. Quindi va bene per il 2022 che si promette di spendere 10 milioni di miliardi per fare non so cosa, però è importante che l'anno successivo ci sia un check rispetto alla promessa dell'anno precedente. E noi vi chiediamo questo. Perché questo? Perché nel momento in cui voi ci date un'informazione in termini di investimenti economici e di benefici, e attenzione, noi questi benefici li prendiamo come frutto di un flusso dati certificato, e teoricamente li potremmo un domani utilizzare, non so, per rispondere alla comunità europea in termini di infrazione sulle nostre azioni di contenimento delle emissioni inquinanti. Chi lo sa? Cioè, se questi dati fossero realmente attendibili, e questo insisto, è questo tema, il dato potrebbe essere utilizzato anche per valutazioni non romane, ma anche nazionali e addirittura di livello europeo, perché lo firma l'amministratore delegato della vostra azienda. Dati specifici OD. Su questo voglio sottolineare che le aziende ci trasmettono, per fortuna, una scheda che su questa parte è molto spesso precisa. E noi vi ringraziamo, perché questo dato consente di fare le analisi che abbiamo lo stato di ingegner Carbone. Quindi avere questi due dati fondamentali, che sono la quota di smart working, che abbiamo visto che media su 2,1 giorni a settimana, che è un dato molto buono, e una ripartizione modale sul TPL, se noi riuscissimo a monitorare queste informazioni già sarebbe un dato veramente utile a livello di flusso di informazioni verso il nostro sistema modellistico. I benefici, poi vi farò vedere solo una slide che si commenta da sola. I benefici penso che pochissime aziende li calcolano in maniera come è chiesto dalle linee guida. Il monitoraggio è una chimera messa lì sotto, perché nel 2022 ovviamente è stato un po' generico, ma adesso speriamo dopo questa presentazione di stimolarvi all'attenzione. Allora, utilizzo questo tempo per raccontarvi di nuovo la scheda, che noi, bisogna dire, per poco tempo disponibile spesso vi mandiamo dei file e non sempre vi assistiamo puntualmente, ma siete tanti, e quindi ecco, questo evento è utile non solo per stimolarvi, ma per raccontarvi anche alcune cose. Allora, la scheda, noi temevamo che non venisse compresa, apprezzata. Invece devo dire che abbiamo avuto soltanto alcune osservazioni, e generalmente nel 90% dei casi utilissime, perché noi l'abbiamo fatta commettendo qualche errore e questi errori ci sono stati corretti. Quindi nel 2022 la scheda ci è servita per alimentare i dati di questa presentazione. Per il 2023 vogliamo fare qualche piccolo passaggio in più. Non ve la leggo tutta. Essenzialmente vi chiediamo di non modificare le fasce orarie, perché altrimenti impazziamo per fare i calcoli che poi l'ingegner Carbone vi ha illustrato. Ci interessa moltissimo capire su 100 dipendenti quanti ne entrano nella fascia, oddio, ho fatto un disastro,
nella fascia oraria di massima fascia oraria di punta della mattina e del pomeriggio. Quindi noi vi chiediamo, su 100, quanti normalmente non vengono in ufficio per motivi vari, 104 ferie e quant'altro, di questi che entrano, quanti non vengono per smart working, e di questi qual è la loro ripartizione modale, frutto del questionario, e quant'è l'ingresso distribuito per fasce orarie. Purtroppo molti di voi modificano per esigenze legate alle vostre indagini queste fasce orarie, e noi abbiamo fatto fatica, ma ecco, vi preghiamo di non cambiare la fascia. I primi dati sono frutto di informazioni che vengono dall'ufficio del personale, quindi sono dati che si recuperano a costo zero e in un attimo. Invece gli ultimi, la ripartizione modale, dato fondamentale, è frutto del questionario. Andiamo avanti, abbiamo inserito quest'anno questa parte della tabella che sembra complicata, in realtà è un aiuto per voi, perché noi vi stiamo supportando per fare l'impronta ecologica attuale. Cioè, vi stiamo dicendo che se il 40% dei dipendenti che vengono in macchina e entrano in ufficio solo il 60% di questi della smart working e altre cose, noi sappiamo quante macchine arrivano in ufficio ogni giorno, quant'è la percorrenza media. Vi ho messo già i dati delle emissioni, dei fattori di emissioni, che sono quelli ISPRA, vi ho messo i dati medi, eccolo qua le emissioni di oggi, cioè oggi i vostri dipendenti emettono questi inquinanti. Ve l'ho messo per due motivi: primo, per darvi la sensazione di numeri, cioè quante tonnellate vengono emesse dalla somma dei dipendenti che viene in macchina ogni giorno, e secondo, per farvi porre l'attenzione sui benefici. Però non mi anticipo la slide, ve la faccio vedere dopo. Ripartizione percentuale per CAP, i colleghi che sono presenti in sala ci fanno presente che la correlazione fra CAP e il municipio per Roma purtroppo non è più univoca, ci sono dei municipi che... e quindi vi chiediamo a questo punto di compilare solo i CAP, che è un dato facile perché l'ufficio personale questa informazione ce l'ha. Però attenzione, ho fatto la settimana scorsa un'intervista con l'osservatorio ministeriale che sta ragionando sullo sviluppo di un modello unico nazionale per il mobility management, quindi con l'obiettivo di avere un questionario uguale per tutta Italia, con informazione che sia omologa per tutti e sia utile anche per fare delle indagini di più ampio respiro. L'osservatorio cosa dice? È importante che il dato del dipendente sia puntuale, cioè il CAP va bene per Roma, ma magari non va bene per Brescia, non va bene per una città più piccolina che ha dei rioni, ha una zonizzazione diversa. Noi invece abbiamo i nostri modelli di simulazione che nel micro hanno la parcellizzazione della città in circa 1400 zone, che vengono aggregate in circa 400 zone, che poi noi le aggreghiamo ancora in CAP, meglio di niente. Però poter avere l'indirizzo dei dipendenti muto, senza il limite civico, ecco, superare questo scoglio sarebbe una svolta epocale per il mobility management, non solo aziendale, ma immaginatevi anche lo scolastico. Cioè noi avremmo la matrice OD di tutti gli spostamenti scolastici e gli spostamenti casa-lavoro, indipendentemente dalla ripartizione modale, che poi dopo l'acquisiamo dalle indagini. Quindi pensate alla potenza di questo strumento. Integro velocissimo. Assolutamente. Vado a chiudere. Questo per farvi questa slide integra la slide che ha presentato l'ingegner Carbone, che ci dà la ripartizione modale per zona PGTU. È molto interessante questo, perché vi fa capire come migliore è la definizione e maggiore è la possibilità di utilizzare per noi i dati. Questa è la slide del nostro modello di simulazione, per farvi vedere che non vi racconto cose non vere, ma il modello esiste e funziona molto bene. Questa slide ve la faccio vedere, vi prego di porre l'attenzione su questo dato, su questi dati. Allora, questi sono i dati di percentuale di dipendenti che, secondo la gran parte dei vostri piani, il vostro piano non si sa qual è, sarà uno di questi puntini, abbandona la macchina grazie alle vostre misure. Quindi diciamo, fatti 100 dipendenti, mi immagino che chi abbandona la macchina sarà una quota
di quelli che oggi la usano. Quindi se il 50% la usa sarà, esageriamo, il 2%, 3%? Ebbene, questa è la media, cioè questi sono i dati. Allora, la media di tutte le aziende, la media pesata è 136%. Cioè, su 100 dipendenti che entrano, 136 lasciano la macchina. I commenti li fate da soli. Sono dati veri, poi vi mando il file, se volete, senza l'azienda. E questa è la parte dei benefici, quindi non entro perché altrimenti la professoressa De Blasius mi chiama la sorveglianza, mi fa portare via, ve lo vedete da soli, eccolo qua, utenti. Non dovete inventare i numeri, cioè se voi fate un grande intervento, per esempio la rateizzazione in busta paga dell'abbonamento al trasporto pubblico, questo sposterà 2% dei dipendenti, ecco, questo quindi sarà un 2%, di questo 2% quanti prendono la macchina prima? E quindi questo UT è un numerino, non è un numerone, non vi inventate le cose. E le emissioni inquinanti che non verranno più introdotte nella nostra area, queste emissioni inquinanti saranno una quota delle impronte ecologiche che vi ho fatto vedere nella prima scheda. Ecco, quindi poi magari ne parliamo separatamente proprio per velocità, però allora sfrutto questi ultimi 12 secondi, mi lascio la professoressa De Blasius per dirvi che abbiamo cioè, un momento di comunicazione. Allora, vi coinvolgiamo per quanto possibile in tutte le nostre iniziative, probabilmente potremmo farlo di più, però questo è quello che noi quattro riusciamo a fare. Allora, ogni tanto vi stimoliamo ad aderire alle campagne di indagini, abbiamo fatto sulle mobility, e vi informiamo che la sharing mobility ha fatto un enorme passo avanti a Roma, gli operatori di sharing dolce, quindi monopattini e biciclette, offrono 80 corse gratuite al mese per ognuna delle società per chi ha l'abbonamento al trasporto pubblico, che è veramente una grandissima opportunità. Abbiamo installato le bike box nelle principali stazioni metropolitane e ferroviarie e sono gratuite per gli abbonati del TPL. Raccontatelo, come diceva papà Giovanni 23, ai vostri figli, che chi si abbona al trasporto pubblico, lo dovete aiutare a farlo, ha questi benefici. C'è la sperimentazione di Mobility as a Service, che non tutti hanno compreso, vi capisco, però cerchiamo di essere più chiari. E l'ultimo messaggio che vi lascio, nel frattempo chiedo a Enrico Stefano, che l'ho visto, se può venire, che doveva fare un bellissimo intervento che non sottrae tempo perché doveva essere dopo l'intervento di Nuzio, quindi è complementare. Diciamo che alla fine chiudiamo i lavori. Chi c'è? Dicevo, vi anticipo questa bellissima notizia che stiamo per lanciare con l'utilizzo dei fondi della fascia verde una campagna di incentivazione per l'acquisto di abbonamento Metrobus, ahimè per il momento solo di 20 euro per ogni titolo, però bisogna dire che l'abbonamento a Roma costa veramente poco rispetto alle altre città. La condizione, e questa è la cattiveria che abbiamo messo in questa fase, la condizione è che dovete aver nominato il mobility manager, ci dovete aver trasmesso un piano adottato e notate la finezza, non vi chiediamo che il piano sia fatto bene perché sia adottato, e quindi ci rimettiamo alla vostra professionalità. E infine, questa sì, dovete, per poter beneficiare per i vostri dipendenti di questi 20 euro, offrire ai vostri dipendenti un qualcosa di analogo, quindi o dovete dichiararci, vi manderemo un modulo quando saremo pronti, di rateizzare in busta paga almeno in serate per il dipendente e il titolo, oppure che date un contributo di almeno 20 euro. Una di queste due condizioni vi darà l'accesso a questa filiera. Adesso io chiamerei Enrico Stefano di Lime per raccontarvi come testimonial. Grazie. Io potrei conoscere. Grazie.
Grazie Andrea per il coinvolgimento, ringrazio tutti per l'invito, veramente rubo 30 secondi, non di più, che i tempi sono strettissimi, semplicemente per portare la testimonianza di un operatore di sharing. Io in questo caso rappresento Lime, operatore leader non solo a Roma per quanto riguarda biciclette e monopattini condivisi. Come appunto diceva Andrea, Lime è presente nella città di Roma e ha aderito al nuovo programma di micromobilità in sharing della città, che prevede anche un supporto diretto da parte degli operatori per gli abbonati annuali al trasporto pubblico, con un numero di corse che vengono offerte gratuitamente per gli abbonati annuali al trasporto pubblico. Aggiungo poi che come azienda, come Lime, siamo anche impegnati in diversi ormai collaborazioni e partnership B2B con diverse aziende, collaboriamo con diversi mobility manager con delle convenzioni anche tagliate su misura un po' su quelle che sono le esigenze poi aziendali, che possono variare da città a città. Comunque, e veramente chiudo, lo sharing è presente e anche i dati nostri ce lo dimostrano, poi magari faremo un approfondimento, che sempre di più i nostri mezzi sono utilizzati come primo o ultimo miglio complementare al sistema di trasporto pubblico, chiamiamolo tradizionale. Grazie. Allora, cercando di recuperare il tempo, non perso, ma ottimamente occupato dall'ingegnere Casotto, che in questo momento è distratto e in qualità di docente mi sta guardando, dare la parola all'ingegnere Chiara Di Maio, dello staff Progetti Europei e Sostenibilità Ambientale di Roma Servizi della Mobilità, per raccontarci. Siccome è stata una sostituzione last minute, ho la... Vedremo di recuperare con buona volontà. Ci rimetterò tutta. Perché non vorrei togliere spazio e tempo a un quarto d'ora, ovviamente un quarto d'ora di break. Dove sei? Diciamo il seminario con i suoi interessanti argomenti, è abbastanza vivo, quindi diciamo piacevole da allora. Allora, io sono appunto, lavoro in Roma Servizi per la Mobilità e ho anche l'onore di partecipare, di essere membro della commissione PNRR dell'Ordine degli Ingegneri, quindi diciamo darò anche qualche pillola, mi incentrerò un pochino anche su questo discorso. Vabbè, innanzitutto da cosa partiamo? Roma Servizi per la Mobilità è un'agenzia del Dipartimento, che risponde al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti del Comune di Roma, e la supporta il Dipartimento nell'espletare le politiche di mobilità, che si fondano sul PUMS, di cui avrete sentito ampiamente parlare, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Il PUMS ha al centro questo concetto dell'accessibilità universale. Cosa vuol dire? L'utente... il cittadino è al centro della pianificazione, a differenza di quello che avveniva in passato fino all'ultimo PGTU, abbiamo cambiato paradigma, quindi tutti gli elementi che compongono poi il mosaico della pianificazione della mobilità si incentrano sulla accessibilità universale, per cui diciamo, i temi sono quelli che tutti conosciamo, dall'estensione e lo sviluppo delle reti TPL, la mobilità condivisa, le zone a traffico limitato, la mobilità elettrica
di cui l'ingegner Pasotto vi potrà ampiamente, sul quale vi potrà ampiamente istruire, ciclabili, pedonali, tecnologie e ovviamente mobility management e smart working, di cui sapete molto più di me. Ci si aspetta questo scenario della rete su ferro del TPL, quello che ci si aspetta dal PUMS. E il PUMS tuttavia si realizza su un ordine temporale che non è di brevissimo periodo. E in realtà quello di cui volevamo parlare in questa sessione, in questo intervento, sono cose di breve periodo, quindi ci aiuta appunto il PNRR, perché ha scadenze alla scadenza del 2026 e in contemporanea il giubileo, che ci obbliga alla scadenza del 2025 per alcune realizzazioni. Quindi avremo nuovi assi tranviari, nuove ferrovie con un discreto incremento, e questo su uno scenario un po' più a lungo termine. Scusatemi, avevo cercato di semplificare un po' la presentazione. La rete di tram, ecco, scusate. No, infatti non devo, perché non vedo bene questo riflesso, mi confondo. Allora, gli interventi previsti a breve, cose che vedremo insomma, nei prossimi anni, sono le quattro linee di tram che sono finanziate dal PNRR, almeno in parte, che sono la Termini Vaticano Aurelio, la Togliatti, la Termini Giardinetti e infine la Tiburtina, stazione Tiburtina Piazzale del Verano. Avremo il prolungamento, vedremo il prolungamento della metro C con l'apertura delle due stazioni di Ambaradan e di Colosseo, e queste cose appunto sono finanziate in parte con i fondi del Giubileo, in parte con il PNRR e in parte con altri fondi del MIT e della legge di bilancio del 2023, come soprattutto per gli acquisti dei nuovi treni, perché nuove linee chiamano necessità di nuovi veicoli. Quindi c'è questo piano che è in corso, gli autobus elettrici stanno arrivando, gli autobus a metano e gli ibridi sono in fase di arrivo, e l'obiettivo della città è proprio di avere un parco circolante che abbia un impatto da Euro 6 in su, cioè che sotto gli Euro 6 non ci siano veicoli per il trasporto pubblico circolanti, e l'età media dei bus verrà diminuita dai 10 anni attuali ai 6, che è una cosa molto, molto importante, soprattutto per chi prende il trasporto pubblico, se ne rende conto. Allora, questo è, diciamo, una cosa che fa vedere appunto come vedremo nei prossimi anni la rete di tram. Ci sarà, adesso ne parliamo, questa ci piace molto, un ritorno al futuro, perché obiettivamente a Piazza Venezia fino al 1929, quando ci fu questa grande riforma, c'erano i tram. Ripasserà di nuovo di lì il tram, il Termini Vaticano Aurelio, è una linea che avrà una percorrenza di 8 chilometri e mezzo circa, con uno sfiocco verso Piazza Risorgimento e un deposito parcheggio lungo via Gregorio VII, quello che adesso si chiama Cardinal Micara, è un parcheggio adesso, direi, un po' in abbandono. Si integra questo intervento PNRR della TVA, primo lotto TVA è il PNRR, quindi da Termini ad Argentina, si integra con un intervento giubilare, quindi di rifacimento di Piazzale dei 500, con un riordino dei capolinea, più verde, e insomma, punti informazione, eccetera. Alcuni rendering, insomma, che ci fanno vedere un po' come potrà essere, come lo vedremo. Questo è il passaggio sul ponte Vittorio Emanuele II e un rendering appunto di come sarà la rimessa. E questo è il prima e il dopo.
Poi abbiamo la tranvia Togliatti, che anche circa, coprirà circa 8 chilometri ed ha l'importante caratteristica di collegare tre linee della metropolitana, la B a Ponte Mammolo, la C a Centocelle e poi la Sub Augusta, oltre a incrociare anche la linea Roma-Sulmona, quindi altro impatto importante, e questa la vedremo a breve. E questo è un altro rendering di come dell'incrocio con la Giardinetti. Allora, passiamo a un tema completamente diverso, ma che ovviamente si integra con quanto detto finora. Diamo un tocco europeo, perché insomma io mi occupo anche di progetti europei, quindi mettiamoci anche questa cosa. Roma, insieme ad altre 9 città italiane e altre 99 città europee, è parte delle città cosiddette Mission Cities, che quindi si impegnano per raggiungere la neutralità climatica entro il 2030. L'aver proposto la propria candidatura e vinta la candidatura ci permette di partecipare a bandi di programmi quadro europei specifici per le città. E l'anno scorso abbiamo proprio vinto, insieme a un consorzio di altre 10 città europee, il bando, questo progetto che si chiama Upper e che riguarderà ampie tematiche della mobilità incentrate proprio sull'incentivare il trasporto pubblico. E quindi diciamo, lo cito qui in questa presentazione proprio perché si va a incastrare in tutto quello che la città sta facendo sulla mobilità. Allora, passiamo alla cosa un po' alle dolenti note. Roma, la città di Roma in particolare, ha avuto una varie condanne dalla Corte di Giustizia Europea per il superamento dei limiti della qualità dell'aria. In particolare abbiamo due accusati che sono il biossido d'azoto e il PM10, per i quali è responsabile in particolare la mobilità. Più della CO2. Durante il Covid, durante il periodo lockdown, ci siamo resi conto che non aveva quel grosso impatto sul traffico, non aveva un grosso impatto sulla CO2, ma su questi sì. Quindi il rientro dei limiti è previsto nel 2025 e Regione Lazio, Comune di Roma, poi Roma Servizi per la Mobilità come aspetti operativi, si stanno dando da fare per realizzare per discolparci, come dire, per trovare delle misure per contenere l'impatto da traffico. E per cui, tutti sapete, c'è questa fascia verde che è in fase di implementazione, in fase di discussione, la modalità con cui realizzarla step by step, ma verrà fatta. Ecco, quindi quello che si sta discutendo, e un po' mi riaggancio a quanto detto dall'ingegner Pasotto poco prima, è il discorso degli incentivi che Regione Lazio e Comune di Roma stanno, insieme a Roma Servizi per la Mobilità, pensando di realizzare, anche per permettere un passaggio che dal punto di vista sociale non sia eccessivamente impattante per i cittadini, perché dire da un giorno all'altro tu l'Euro 4 non lo usi più, insomma con la quantità di Euro 4 che ancora ci sono, è un problema. Ci siamo resi conto che la stretta deve essere ancora più forte magari sugli Euro 3, da Euro 3 in giù diesel devono essere controllati ancora di più. E per cui ci sarà un discorso di move-in probabilmente, quindi autorizzazioni, per esempio chi viene da fuori Roma e che ha una macchina che non compatibile con i limiti Euro 4, diciamo, hai un numero di accessi che ti permetto, che ti controllo. E sono tutte realizzazioni che andremo a vedere man mano, non posso, non ci sono tempi neanche per soffermarsi eccessivamente. Poi abbiamo la mobilità dolce, e questo si ricollega a quanto detto finora anche da Stefano,
per quanto riguarda, ah no, dopo parleremo dello sharing, quindi la ciclabilità, la realizzazione del Grab, che è un tema anche in parte finanziato, le piste ciclabili, scusate, finanziate dal PNRR, il Grab è finanziato dal MIT, i nuovi regolamenti della sharing mobility e l'innovazione digitale con la sperimentazione anche del Mass for Italy. E poi abbiamo i progetti per l'istituzione delle cosiddette zone 30, proprio perché anche la sicurezza stradale è un altro dei temi fondamentali. Quindi abbiamo che il Grab è questo grande percorso ciclopedonale che ha una caratteristica fondamentale garantisce l'intermodalità, il collegamento con nodi del trasporto pubblico, nodi tranviari, nodi metropolitani e anche la prossimità a ferrovie concesse e ferrovie quelle laziali metropolitane. Ecco una bella immagine del nostro Grab. Ecco come. E infine il tema della ciclabilità. Adesso ci sono circa 320 chilometri di piste ciclabili, di percorsi ciclabili, di cui 100 circa sono nei parchi e nelle ville storiche. E con il PNRR avremo ulteriori finanziamenti per realizzare altre piste e c'è questo tema dei bike box. Ecco questo. Dei bike box che sono stati recentemente inaugurati presso la stazione di San Paolo e di Laurentina, mi pare. Non so se tutte e sette sono già stati, mi sfugge, tutti e sette sono stati già realizzati questi. Sono degli stalli per biciclette che prevedono durante il stazionamento anche la ricarica delle bici elettriche. Sempre in tema di intermodalità e multimodalità, questa cosa dovrebbe favorire lo scambio modale, quindi l'ultimo miglio, ultimo e primo miglio, fatelo con mobilità elettrica anche di proprietà, non solo condivisa, quindi, e presso la stazione c'è questo servizio di stallo, che poi può essere integrato, vedremo a futuro anche magari con le cargo bike, pure per il trasporto merci. Riguardo la micromobilità in sharing, dicevamo, ne parlava Stefano prima, c'è questo regolamento che è stato appena approvato, gli operatori sono passati da 7 a 3, è stato ridotto il numero di veicoli circolanti, quindi per dare anche un po' più di ordine al caos che imperava in questo momento, ci sono delle regole un po' più stringenti, ma la cosa fondamentale sia per lo sharing della micromobilità sia per lo sharing delle automobili è che le aree sono state ampliate alle zone periferiche. In più c'è questo obiettivo molto importante che le auto in sharing diventeranno principalmente elettriche, ci sono degli incentivi proprio anche per gli operatori per fare questo. Infine, sempre in maniera molto così generica, tutto quello che stiamo facendo per la mobilità ha un sostrato di tecnologia. Roma Servizi per la Mobilità gestisce la centrale della mobilità proprio del Comune di Roma, che ha tre presidi, l'infomobilità, il sanzionamento, il monitoraggio, regolazione e controllo, per cui i pannelli a messaggio variabile, le paline elettroniche, i varchi elettronici, il fotored, safety tutor, le telecamere di videosorveglianza, sono tutti sistemi che voi vedete in città e che sono centralizzati presso la nostra centrale di controllo, che appunto raccoglie dati che sono messi, forniti in open data, per questo anche ci sono tante applicazioni che usufruiscono di questi dati per dare informazioni all'utenza. Le prossime realizzazioni, Giubileo e Ponmetro, queste sono la parte qui, un po' più oltre, sono tutte gestite e supportate dalla digitalizzazione, della digitalizzazione un po' più spinta che stiamo portando avanti con la nostra centrale della mobilità, quindi la ZTL ambientale è controllata lì, il monitoraggio della congestione stradale lo monitoriamo, i servizi di sharing, la pollution charge all'interno della zona VAM, che è diciamo l'ex anello ferroviario, i parcheggi dei bus
e tutti i sistemi anche di sicurezza stradale e completamento dei varchi. Infine il Mobility as a Service, andiamo direttamente, facciamo così, alla slide finale, che è quella con il Mobility as a Service. L'idea è integrare in un'unica app fruibile a tutti e tutti i servizi di mobilità a disposizione, dallo sharing al trasporto pubblico, non mi viene in mente nient'altro, tutto quello che si può avere, programmare un viaggio e avere un unico sistema di pagamento per questo servizio. Quindi a Roma è partito, Roma è una città pilota del progetto MaaS for Italy, che è sempre finanziato dal PNRR, e insieme a Milano e Torino. Durante quest'anno si sta facendo la sperimentazione, erano massimo 10.000 utenti, mi pare, e adesso è in corso, quindi entro la fine dell'anno sapremo come è andata questa sperimentazione per poi realizzarla e implementarla nel prossimo futuro. Ecco, non so se ho recuperato. Grazie. Grazie soprattutto per la presentazione, benché veloce e schematica, ci ha dato un'idea delle attività che si stanno svolgendo e che quindi dell'ottima prospettiva che ci aspetta. Non ci credo, dico la verità, non ci credo, non mi sembrava di essere, comunque, questo lo dico da cittadina, comunque ecco, la mia fiducia è cresciuta in questi 5 minuti, 10 minuti, adesso non ho appuntato, sicuramente. Mi associo alla dottoressa Messina per raccogliere tutte le domande, infatti appuntavo e magari risponderemo anche, proveremo a rispondere anche durante l'apertura del dibattito ad altri quesiti, e spero che rispondiate anche ai miei. E darei veramente un quarto d'ora di break per rilassarci un momentino e per magari fare una piccola pausa. Va bene? Quindi, signori, tanto non vi allontanate. 11:25 ripartiamo con i lavori. Grazie. Andrea. Oppure aspetta, ho visto. Lui era abbastanza disponibile. Sì. Allora, ha fatto benissimo alla mia approvazione, però volevo comunque introdurre i prossimi lavori. In cui vedremo le esperienze di mobility manager di aziendali e quindi nell'ordine vedo qui l'ingegner di Lernia, che bravissimo, si è già appunto ha già predisposto la sua presentazione, della Cassa Depositi e Prestiti, l'ingegnere Ilaria Pellegrini, che sostituirà l'ingegner Claudia Cordovana, ACEA, e l'ingegner Carmine Grella di American Express, che ho conosciuto questa mattina. Quindi. Allora, direi che la presenza di queste tre aziende, come dire, abbastanza importanti, presenti su tutto il territorio nazionale, tranne la CEA, ma insomma sicuramente di grosso impatto anche lei, vedremo un po' quali sono, quello che si diceva poc'anzi, le difficoltà, perché nessuno di noi vuole, come dire, omettere delle informazioni, o la difficoltà è proprio capire come colloquiare, e quindi ben vengano queste occasioni, queste richieste di chiarimento per migliorare il sistema. Prego.
Perfetto, grazie molte. Sono Alberto Di Lernia e sono membro della commissione dell'Ordine degli Ingegneri appunto sulla mobilità sostenibile ed elettrica, nonché mobility manager di CDP, quindi Cassa Depositi e Prestiti. Allora, con il mio intervento inizio appunto la fase dei contributi delle società, appunto come diceva la dottoressa. E, almeno per quanto riguarda il mio intervento vedremo pochi dati e sarà più che altro focalizzato il discorso su come, quindi su come riuscire ad avere il contributo della parte dell'azienda per mettere in atto all'interno appunto dell'azienda diciamo degli strumenti a favore della mobilità. Innanzitutto credo che sia importantissimo comprendere il contesto all'interno del quale ci muoviamo e quindi capire il tipo di attenzione che l'azienda ha sul tema, in particolare ad esempio sul quello legato alla sostenibilità. In CDP forse è giocare facile perché nell'ambito del nostro piano strategico 2022-2024 nelle quattro grandi sfide che abbiamo individuato il tema appunto sostenibilità è la fa da padrone, quindi nell'ambito ad esempio del cambiamento climatico, tutela dell'ecosistema, digitalizzazione, innovazione, l'inclusività e la sostenibilità e infine appunto il ripensamento della catena del valore. Di queste quattro grandi sfide nascono dei campi di intervento, 10 in particolare, due di questi sono proprio focalizzati direi sul tema che stiamo trattando oggi, in particolare quello della transizione energetica e del trasporto e dei nodi logistici. Detto questo, come essere mobility manager in CDP? Senz'altro il mobility manager è colui che sta tra l'azienda e gli enti e le istituzioni, in questo caso ad esempio a diretto contatto con mobility manager d'area, per analizzare la domanda di mobilità e comprendere quindi le abitudini agli spostamenti dei colleghi, tenere conto dell'offerta di mobilità che restituisce il territorio in modo da implementare delle strategie che concorrono alla redazione del PSCL, quindi questo documento di cui abbiamo parlato stamattina, cioè il piano spostamenti casa lavoro. Credo che per fare questo sia fondamentale un gioco di squadra che mette al centro il mobility manager tra le persone, quindi coloro che sono presenti in azienda e che con le loro segnalazioni, con le loro proposte, possono dare dei contributi molto importanti ed è per questo che ad esempio per garantire un canale di comunicazione continuo abbiamo creato una casella postale dedicata e abbiamo messo a disposizione dei colleghi dei concorsi di idee proprio per recuperare delle informazioni o comunque delle progettualità da sviluppare. Il compito infatti del mobility manager è proprio quello di recuperare questi input e all'interno dell'azienda cercare di realizzare delle nuove progettualità e organizzare dei servizi ovviamente alternativi. Come si realizza questo in Cassa Depositi e Prestiti? Non si realizza appunto da solo, come vi dicevo, perché da una parte uno ha l'orecchio rivolto verso i colleghi a captare quanto più le informazioni, dall'altro metabolizza un po' quelle idee, le elabora, le valuta, le approfondisce e in CDP lo facciamo con un team allargato, direi. Tra l'altro qui ringrazio i colleghi, e molti dei quali appunto fanno parte di queste diverse strutture. In particolare, ad esempio, abbiamo sostenibilità, che è un'area che ci segnala delle iniziative e delle buone pratiche sulla sostenibilità. I colleghi di risorse umane molto spesso hanno dei budget che sempre più, e soprattutto per trattenere i nuovi talenti, vengono messi a disposizione proprio per forme di welfare, in particolare anche sulla mobilità. O almeno sto notando che è sempre maggiore l'interesse anche su queste tematiche. Con i colleghi del facility e dei progetti immobiliari riusciamo a garantire la realizzazione di strutture, di servizi all'interno degli spazi, facility e progetti immobiliari, perché appunto facility è chi governa un po' la sede realizzata e i progetti immobiliari coloro che invece studiano appunto nuove sedi e quindi prevedono già delle soluzioni
a favorire la mobilità attiva, quindi ad esempio la realizzazione di docce, spogliatoi, punti di ricarica o stalle di biciclette. Noi abbiamo all'interno dell'area anche della CDP anche un'area che è dedicata proprio a favorire lo sviluppo di queste nuove progettualità. Si chiama appunto Innovation Lab ed è proprio dalle loro iniziative che escono fuori di quei concorsi di idee di cui parlavamo prima, in particolare due che hanno meritato l'attenzione e che tra l'altro hanno poi avuto uno sviluppo importante, riguardano proprio la Green Mobility e i prestiti sostenibili di cui poi vi parlerò a cenni. I colleghi di comunicazione, secondo me è fondamentale includere anche loro, soprattutto se volete raggiungere dei livelli di share della survey pari al 65%. Io pensavo che fosse un valore diciamo medio, poi confrontandomi invece con i colleghi ho notato che sono dei valori altissimi. Speriamo di ripercorrerli anche quest'anno, perché la survey partirà a breve. Però effettivamente è grazie a loro e grazie a un piano di comunicazione ben strutturato e che prevede anche dei remind e prevede anche il ricorso a tutti gli strumenti, non so, newsletter, mail, oppure delle notifiche sui programmi, che gli applicativi che utilizziamo per lavoro. In effetti riescono a coinvolgere sempre di più le persone. Vi dico quali sono i risultati che abbiamo portato avanti e che abbiamo realizzato. Innanzitutto abbiamo creato un regolamento, un regolamento che fa leva sul New Way of Working e che essenzialmente è votato alla flessibilità, cioè dare appunto flessibilità più possibile ai colleghi. E questo andando a strutturare un accordo di smart working, che nel nostro caso arriva a consentire 10 giorni di attività da remoto mese, e la digitalizzazione più spinta appunto dei processi, anche attraverso la creazione di app, ad esempio quelle schermate centrali che notate sono di Smart Office, appunto, un'applicazione per noi molto, molto interessante che consente al collega di organizzare le attività in presenza oppure da remoto, e scegliere anche la postazione, scegliere le postazioni di co-working, perché abbiamo dedicato all'interno dell'area alcuni spazi di questo, oppure a delle aree break innovative per poter magari concludere una call di lavoro in un contesto diverso. Clean desk policy e agevolazione di mobilità alternativa, appunto, quindi la realizzazione in tutte le nostre sedi di stalli bici, docce o punti di ricarica. Tra l'altro vedete anche una stazione di manutenzione, che è la prima a sinistra, non so se si vede dalla foto, e che consente al collega di fare delle semplici operazioni, non lo so, di gonfiaggio oppure di riparazione. Questi risultati riguardano anche, ecco, i prestiti sostenibili, c'è un contributo che andiamo a dare ai colleghi per l'acquisto di auto elettriche, e il discorso Green Mobility riguarda essenzialmente la realizzazione di un'app, questa fortemente voluta dai colleghi, a favorire lo smart working, e contributi al trasporto pubblico locale, che nel nostro caso, ecco, noi beneficeremmo forse subito del contributo che diceva prima Andrea, perché il contributo sul trasporto pubblico locale, per il trasporto pubblico locale nel nostro caso è di 110 euro su abbonamenti annuali, parliamo, per quanto riguarda l'urbano, e 220 extraurbano, e ovviamente concertato con le rappresentanze sindacali. E l'abbonamento di noleggi, queste che vedete qui essenzialmente sono le diciamo alcune pagine della intranet con cui andiamo a veicolare anche queste informazioni, cercando di sensibilizzare più possibili i colleghi sul tema. Ovviamente al termine di queste comunicazioni c'è poi una pagina dedicata alla mobilità e delle persone che è possibile contattare per avere delle informazioni aggiuntive. Il gioco di squadra ritengo che sia fondamentale all'interno, quindi con persone, guardando da una parte le persone e dall'altra i colleghi che hanno diciamo ben permeato il senso di sostenibilità e quindi il contributo che devono dare su questi temi. Credo che poi questo gioco di squadra vada portato fuori anche in altri campi, e quindi direi con le istituzioni, con i mobility manager d'area e direi anche tra noi mobility manager. Questo perché? Perché abbiamo notato un po' tutti che c'è tanto da fare. Ovviamente non ci buttiamo giù e anzi, come diceva la dottoressa, siamo propositivi e proattivi su questo. E per quanto riguarda le istituzioni e gli enti, è fondamentale che
possano dare un'offerta di mobilità efficace, perché poi tutte le iniziative che noi possiamo portare avanti all'interno dell'azienda, notate che a volte possono essere anche vanificate da un'offerta che non è accattivante, diciamo così. Quindi ecco, per questo che la sinergia qui è importante. Tra l'altro su CDP su questo può dare anche un grande contributo in tema di competenze e di strumenti finanziari che può mettere a disposizione. Direi anche l'importanza di cooperazione dei mobility manager con i mobility manager d'area. Quindi per evitare che poi Andrea veda questi PSCL, in realtà sono rimasto molto stupito del fatto che fossero pochi, cioè ne arrivassero pochi e poi quelli, diciamo, dai contenuti efficaci fossero ancora di meno. Quindi dobbiamo darci probabilmente una mano a vicenda e probabilmente creare un canale di comunicazione per comprendere bene le richieste del mobility manager d'area, probabilmente aiuterebbe. Perché ecco, a volte quei dati sono riportati magari in maniera non corretta, con un'informazione o con un approfondimento ad hoc probabilmente noi riusciremo a dare un contributo più efficace. E direi in ultimo anche il network di mobility manager. Dico questo perché se ciascuno di noi mette in condivisione le attività portate avanti, probabilmente si riesce a fare un match e a creare una soluzione base che sia efficace per i colleghi, quindi per l'azienda, e poi possa in questo modo anche alzare l'asticella sugli standard che possiamo avere nelle aziende. Quindi dico questo perché probabilmente questa sinergia potrebbe andare a creare, come diceva il professor Colleoni, quel circolo virtuoso anche di gestione del dato, perché quei dati noi cerchiamo di analizzarli compiutamente. Abbiamo poco fa appunto completato la survey, il testo della survey, studiando meticolosamente il contributo di Roma Mobilità sull'Excel. Poi, avendo sedi sul territorio, tutto il territorio italiano, abbiamo detto ok, ma noi che facciamo, una survey per Roma e un'altra per un'altra città? A mio avviso potrebbe essere utile definire degli standard che valgono un po' su tutto il paese, così appunto la survey è unica e ovviamente poi potrà essere condizionata rispetto a delle domande specifiche per il territorio, però probabilmente ecco, un'azione comune potrebbe avere una maggiore efficacia. Ho terminato. Grazie. Darei la parola velocemente all'ingegner Ilaria Pellegrini. Eccola. Salve, buongiorno. Io sono Ilaria Pellegrini. Oggi sostituisco la mia responsabile, l'ingegner Claudia Bordona, che purtroppo non è potuta essere qui con noi. Per quanto riguarda la giornata di oggi, noi volevamo, come dire, un po' raccontarvi quello che è stata la nostra esperienza per quanto riguarda la redazione di un piano spostamenti casa-lavoro. Quindi entriamo proprio nel dettaglio della nostra azienda, quindi appunto come è stato redatto il PSCL in Acea S.p.A. Avendo un'azienda molto grande, la prima cosa che abbiamo dovuto fare è stato appunto individuare le sedi aziendali con più di 100 dipendenti. Noi ad oggi ne abbiamo circa 4 e sono tutte e 4 su Roma. Dopodiché ci siamo impegnati per inviare una survey ad ogni dipendente, quindi per studiarne, capirne un po' sia le abitudini che le volontà al cambiamento. Dopodiché c'è un'analisi del PSCL dell'anno in corso, dell'anno passato, di quello che immaginavamo potesse essere. Poi la redazione finale e l'invio al Mobility Manager d'area. Allora, per quanto riguarda il primo step, quindi appunto l'individuazione delle sedi aziendali con più di 100 dipendenti, e cosa intendiamo per dipendenti? Quindi persone che a qualsiasi titolo operano stabilmente nelle varie sedi. Noi abbiamo sedi abbastanza grandi con varie diciamo, tipologie di lavoratori che possono essere dall'impiegato al settore operativo.
diciamo che subito dopo c'è il lancio della query, possiamo vedere. Allora, nel 2022 abbiamo coinvolto 2126 dipendenti, ne hanno risposto 288, mentre nel 2021 ne erano stati coinvolti 2354 con 460 questionari completati. Quindi diciamo che probabilmente era stata la novità, poiché nel 2021 è stato il primo, diciamo, la prima survey lanciata in azienda. Generalmente somministriamo circa 73 domande che vengono suddivise in anagrafica dell'utente, scelte di mobilità di ogni dipendente e la propensione al cambiamento, che diciamo è la cosa che ci interessa maggiormente. Ecco, ad esempio qui possiamo vedere la ripartizione modale, e diciamo le varie tipologie di spostamento che usano i miei colleghi, quindi a mezzi privati, mezzi pubblici e modalità dolce. Purtroppo vediamo che il mezzo privato alla fine ha un'altissima percentuale, nonostante noi alcune delle nostre sedi siano comunque facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici, diciamo. Però nello stesso tempo abbiamo fatto domande per quanto riguarda la propensione al cambiamento degli spostamenti casa-lavoro e la propensione, diciamo, ad usare il mezzo pubblico, cioè anche, diciamo, ci siamo meravigliati anche del discorso della gamification, e quindi adesso vedremo un po' quest'anno cosa ne verrà fuori. Per quanto riguarda invece sempre il capire le abitudini e le volontà dei colleghi, avevamo fatto queste domande per il livello di soddisfazione del mezzo, quindi diciamo il grado di soddisfazione del mezzo di trasporto che utilizzano abitualmente. E diciamo che il valore più alto è tra bicicletta e monopattino oppure a piedi. Mentre qui si evince la motivazione per la scelta modale attuale, che poi è quasi sempre il tempo di viaggio e l'alternativa meno stressante. Questa invece era, diciamo, una riflessione per quanto riguarda la propensione alla sharing mobility, e diciamo, si evinceva che il car sharing era, diciamo, quello che andava per la maggiore tra i vari, diciamo, tipologie di mezzi sharing offerti. E invece questa, diciamo, che è quello che abbiamo, il progetto che avevamo lanciato l'anno scorso in ACEA, che prevedeva, era una fase pilota, che prevedeva l'installazione di circa 20 e-bike messi a disposizione di ciascun dipendente, e potevano, diciamo, essere prenotate attraverso un'app, che era l'app di ACEA, quindi da ACEA4U, che veniva poi a sua volta ricollegata all'applicazione del fornitore. Il progetto è durato un anno circa, la partecipazione è stata più bassa del previsto, però alla fine c'era anche, diciamo, per un problema di sicurezza piuttosto che di assicurazioni, c'è stato il vincolo di usare queste bike solo per motivi lavorativi, quindi non c'era la possibilità di portarle a casa. Per quanto riguarda le iniziative che facciamo in azienda per allinearci un po' a questo cambiamento, abbonamenti Metrobus con la possibilità di ratizzarli direttamente in busta paga, smart working ed entrate scaglionate, quindi flessibilità per quanto riguarda varie categorie di lavoratori, scontistiche Trenitalia, che diciamo sono delle scontistiche particolarmente dedicate a tutti i dipendenti. Poi abbiamo installato le rastrelliere per il parcheggio di biciclette nei pressi di tutte le sedi,
E poi c'è stato, diciamo, abbiamo introdotto i veicoli in pool per impegni fuori sede, quindi se ci sono dei colleghi che hanno la possibilità di venire diciamo, a lavorare con i mezzi pubblici, però poi hanno necessità di fare, comunque hanno degli impegni fuori sede, possono prendere questi veicoli in pool messi a disposizione dall'autoparco. Grazie. Chiamerei a questo punto, inviterei l'ingegner Grelle a raccontarci invece l'esperienza della sua azienda American Express. L'abbiamo fatta, scusate, questa era la parte difficile della presentazione. Allora, io sono l'ingegner Carmine Grelle, tra le altre cose sono anche mobility manager di American Express. Il mio intervento oggi vi vuole parlare di American Express come azienda, chi siamo, cosa facciamo, dove siamo posizionati e presentare anche dei dati raccolti tramite la survey mobilità che è stata inviata durante i mesi di agosto e settembre ai colleghi per raccogliere i dati propedeutici all'aggiornamento del PSCL 2023. Noi abbiamo cominciato nel 2021 a redigere un piano spostamento casa lavoro, aggiornamento 2022, questo è l'aggiornamento di quest'anno che ancora non è stato inviato perché è in corso la procedura di adozione da parte del legale rappresentante, o meglio dei legali rappresentanti, perché da quest'anno abbiamo deciso di procedere con l'adozione volontaria anche da parte degli altri legali rappresentanti delle altre società del gruppo. Siamo un gruppo di 5 società nello stesso edificio, di cui solo una supera i 100 dipendenti, le altre sono meno di 100 dipendenti, però essendo tutte quante all'interno dello stesso perimetro aveva senso estendere sia l'analisi sia la successiva adozione dei dati. Quindi niente, voglio presentare un attimo American Express come un business case, che vedrete le difficoltà alle quali dobbiamo far fronte, però allo stesso momento anche le opportunità che si presentano. Allora, innanzitutto penso tutti conoscono, dovrebbero conoscere American Express come carte di credito, ma non è solo carte di credito, è anche servizi viaggi, assicurazione, servizi bancari, sistemi di pagamento in genere sia per clienti privati che per grandi aziende, istituzioni, i merchant, pure i commercianti che accettano tutto quanto il sistema. In Italia siamo circa 1300 colleghi, di cui 1200 grosso modo la sede di Roma e un centinaio di colleghi per quanto riguarda la sede di Milano, meno di 100 colleghi veramente perché non siamo soggetti al PSCL. Una forte componente femminile all'interno della nostra organizzazione. Siamo una multinazionale che è nata nel 1875, quindi più di 100 e passa anni fa, in Italia dal 1910, con la sede storica che ricorderete a Piazza di Spagna, Piazza Mignanelli, che poi è stata venduta nel 2014. E eravamo localizzati fino al 2014 la zona quadrante est, diciamo, Roma Cinecittà, accanto agli studi di Cinecittà, e poi nel 2015 ci siamo spostati presso la Roma Fiumicino, quindi siamo sull'autostrada Roma Fiumicino, diciamo più vicino all'aeroporto che al centro di Roma.
Infatti, alle volte scherzando dico che forse è più facile arrivarci via aereo che via autobus, ma questo è parte del discorso. Siamo di fronte alla nuova Fiera di Roma e nell'area è presente come grande, diciamo, polo che ospita delle persone, anche Commerce City, il centro di distribuzione di commercio all'ingrosso e la sede di IBM, con circa altre 2.000 persone anche in quella sede. Faccio un attimo un passo indietro, abbiamo detto più di 1.200 dipendenti per l'ufficio di Roma, abbiamo lanciato la survey e abbiamo raccolto più di 700 risposte con un response rate di attorno al 60%. Una cosa simpatica che dico, abbiamo incentivato un po', cercato di incentivare la risposta alla survey regalando a tutti quanti coloro che ci hanno detto di aver partecipato alla survey un biglietto Metrobus in omaggio a tutti loro. È un'iniziativa che è stata apprezzata, al posto dei gadget inutili abbiamo dato un biglietto del trasporto pubblico. Al Da Vinci, la sede del Da Vinci, siamo distribuiti su 5 piani e mezzo, 680 postazioni che noi condividiamo tramite un'app di condivisione aziendale interna. Come struttura del lavoro, il nostro smart working si chiama Amex Flex, abbiamo essenzialmente due grandi categorie di lavoro. La prima è fully virtual, quello che in Italia si chiama telelavoratori, persone che non vengono in azienda, stanno permanentemente da casa, però quelli, la tipologia di lavoro sicuramente è più diffusa, questa hybrid, che nel 2022 prevede 2 giorni a settimana in ufficio, quindi 3 da remoto. L'anno scorso, nel 2022, era un giorno a settimana in ufficio e 4 da casa, quindi 2023 un anno di transizione verso quello che sarà la configurazione definitiva l'anno prossimo, dove si invertirà, avremo 3 giorni di lavoro in media dall'ufficio e 2 da remoto. Tipologia di colleghi che vengono in ufficio di 2 tipi sostanzialmente, uno di amministrativi, lavoro classico di ufficio back office, lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, più o meno un 30% del totale, ma una grande componente, 70% del totale invece assistenza clienti. Assistenza clienti è personale che lavora su turni, diversi turni che si avvicendano di diversa durata, non tutti quanti di 8 ore, ma anche di 4 ore, 6 ore, 2 ore, dipende un attimo dalla cosa, che lavorano dalle 7 fino alle 21.30 per dare assistenza a tutti quanti i clienti della parte viaggi, carte, banche, frodi, anche frodi, il resto incluso i weekend. La parte turnistica è molto importante perché ovviamente se c'è una persona che deve iniziare un turno a una determinata ora c'è assolutamente pochissima tolleranza sull'orario di arrivo in ufficio e sull'orario di uscita, quindi questo richiede, diciamo, un sistema di trasporti efficiente e affidabile soprattutto. Questa l'abbiamo vista. Passo un attimo a illustrare quella che è l'offerta di mobilità nell'area, che non è molto, diciamo, per usare un eufemismo, non è molto sviluppata perché siamo una zona periferica all'esterno del raccordo anulare, quindi queste linee autobus che vedete in realtà sembrano tante, però sono molto molto limitate, non vengono dal centro di Roma, da zone periferiche, non vengono dalla zona, diciamo, sud, dalla zona costiera della provincia di Roma, perché abbiamo, vedremo tra poco, abbiamo una componente di colleghi che vive anche in quella zona. Dal punto di vista di trasporto pubblico, la modalità, diciamo, più utilizzata per arrivare in sede è l'utilizzo della linea ferroviaria, la Orte Fiumicino Aeroporto, con le fermate di essenzialmente Ponte Galeri, che è circa 1,5 km, 1,6 km dalla rete, e poi dalla fermata di Ponte Galeria abbiamo, lo vediamo subito dopo, abbiamo in piedi un servizio di navetta aziendale. In passato avevamo anche un collegamento di navetta aziendale con la metro, la fermata Ormagliana della metro B, però era estremamente costosa e poco pratica perché il percorso 16 km impiegava circa un 30 minuti di percorrenza per tratta e quindi diventava veramente poco gestibile. L'area al momento non ci risulta sia coperta da alcun servizio di sharing,
Non è a disposizione un'area per la sosta dei taxi in prossimità dell'azienda. Questo a meno che non c'è qualche evento nella dirimpettaia Fiera di Roma, perché se c'è qualche evento o concorso nella Fiera di Roma c'è un poco più di collegamento, però sono sempre molto on demand. Per quel giorno, per quella mezza giornata, finito l'evento, diciamo, viene sospeso tutto. Gli aeroporti lo metto solamente per indicazione, Leonardo da Vinci a 10 km e Ciampino a 25 km. La navetta, il collegamento, abbiamo detto, è con la stazione FS di Ponte Galeria tra le 6:38 e le 20:20, questo per coprire e dare assistenza alle persone che stanno in turno. Il tragitto è assolutamente breve, 1,5 km, 3-5 minuti, però è vitale, perché il collegamento, diciamo, stradale tra la stazione di Ponte Galeria e il sito assolutamente non è praticabile a piedi, non è praticabile con biciclette, non è praticabile con monopattini, perché manca una pista sicura a ciclo pedonale che può essere usata. Quindi noi preferiamo sconsigliare i nostri colleghi nell'utilizzare questi mezzi, perché sono oggettivamente e obiettivamente pericolosi in queste condizioni. Automobili aziendali, la flotta aziendale attuale è di circa 90 mezzi, e una cosa importante è che a partire già dal 2019 tutte le nuove auto aziendali, tutte le nuove assegnazioni, man mano che scadono i contratti di leasing, sono tutte quante con motori ibridi o elettrici. Attualmente, poi lo vedremo pure più avanti, siamo circa un 40% della flotta che è già ibrido elettrico, però nei prossimi anni abbiamo in obiettivo di completare questo cambiamento a tutte ibride o tutte elettriche. Moto, biciclette, monopattini aziendali non ne abbiamo, così come attualmente non è disponibile un car sharing aziendale o una piattaforma di carpooling. Vedremo che, diciamo, il mezzo di trasporto prevalente è l'auto privata. Quindi ci siamo concentrati tantissimo sull'ottimizzare quello che l'utilizzo di circa 400 posti auto, che non sono pochi, però a fronte di una platea di circa 1100 dipendenti, se non è organizzata in modo diciamo efficiente ed efficace, non sarebbero assolutamente bastati. Nella sede vecchia di Cinecittà c'era una logica di posto auto assegnato, con liste di attesa che in alcuni casi mi hanno raccontato, prima che arrivassi, anche di 12 anni di persone in lista di attesa. Voi capite che è una cosa molto poco pratica. Abbiamo cambiato la prospettiva, abbiamo implementato un'app di prenotazione aziendale e adesso siamo in grado di offrire questi circa 350 posti auto a 1100 dipendenti, sempre avendo ogni giorno un margine di circa 40-50 posti ancora liberi, quindi c'è ancora spazio per utilizzare. Ovviamente se venissero tutte 1100 nello stesso giorno avremo dei problemi, però dato che noi ci distribuiamo, ci organizziamo per distribuirci sulla settimana lavorativa, questo funziona. 10 postazioni di ricarica auto elettrica abbiamo implementato da un paio di anni, che però sono sempre prenotabili, ma sono a disposizione soltanto dei colleghi con auto aziendali. C'è una forte richiesta di aprire la possibilità di ricarica anche le auto Amex private, però sono discorsi complicati non dal punto di vista tecnico quanto dal punto di vista di tassazione, fringe benefit e quant'altro, perché dovremo far pagare i nostri colleghi per la quota di energia che ricaricano, però in questo momento non siamo attrezzati per addebitare in busta paga il singolo, diciamo, la singola ricarica di queste persone. Ci stiamo lavorando, probabilmente sarà uno sviluppo dei prossimi anni. Andiamo avanti. Cominciamo un attimo con quelli che sono i dati raccolti dalla survey, Salvo Mobilità, che dopo l'intervento dell'ingegner Pasotto sento un attimo sotto esame, però penso che ci siano tutti quanti gli elementi di un PSCL che quando sarà presentato sarà a norma, diciamo così. L'orario di abituale di ingresso e di uscita, come vedete la maggior parte delle persone c'è un orario di ingresso tra le 8 e le 9, è un'uscita tra 17:30 e 19:30, questo perché è la sovrapposizione sia del personale
diciamo, back office, gli amministrativi, sia una parte del personale in turno che, diciamo, il picco del personale in turno è comunque in orario di ufficio. C'è anche una percentuale del 24% di persone che hanno dichiarato che lavorano esclusivamente su turni. Okay? Questa invece è la distribuzione dei CAP di domicilio sul territorio di Roma e comuni limitrofi. Due commenti, anzi tre commenti su questa slide che è la mia preferita. Innanzitutto parliamo di domicilio e non di residenza. Perché? Perché abbiamo notato che negli anni scorsi, per il discorso Covid, diversi colleghi avevano lasciato la residenza per spostarsi anche temporaneamente presso altri diciamo, domicili, soprattutto lungo il litorale, per, siccome all'epoca era previsto il 100% di lavoro da remoto, per pagare meno affitto, per convenienza a vivere con i genitori o assistere i genitori anziani e tutte quante le altre cose. Quindi quest'anno abbiamo parlato di cap di domicilio e sono venuti fuori dei dati molto molto interessanti. Secondo dato, abbiamo allargato lo sguardo non solo ai municipi di Roma, ma anche ai comuni limitrofi, perché abbiamo visto che soprattutto nella zona dei Castelli abbiamo una grossa, una significativa percentuale di colleghi che vengono da quell'area e che devono arrivare alle sede del Da Vinci il 2015. Come vedete però la più alta percentuale, la più alta concentrazione di colleghi è ancora nella zona di Cinecittà, dove era la sede American Express fino al 2014. Questo significa che negli anni, siamo stati circa 35 anni a Cinecittà, negli anni tutti quanti i colleghi hanno preso casa, diciamo, in quella zona, in quel quadrante, e dal 2015 comunque nessuno ha venduto casa per spostarsi vicino all'ufficio, quindi questo implica che in un modo o nell'altro ci devono arrivare, e quindi è tutta quanta mobilità che noi abbiamo come auto privata sul raccordo. Volendo venire dalla zona di Cinecittà con i mezzi pubblici, si deve prima di tutto arrivare al centro di Roma, l'interscambio con la Roma Fiumicina, e poi arrivare dall'altra parte. Ecco. Questo è un poco il dato, però per me è molto molto significativo. Distanze e tempi di spostamento. La maggior parte delle nostre persone innanzitutto vive nel raggio, vedete, più o meno di 60 km fino a dove è il 132, e c'è una percentuale più o meno del 6% che percorre distanze superiori ai 100 km, e queste sono tutte quante persone che vivono fuori dalla provincia di Roma o all'interno della provincia di Roma, addirittura fuori dalla provincia di Roma. Abbiamo pure qualche caso estremo di gente che vive in Campania piuttosto che in Abruzzo, che in questo momento ancora ce la fa a venire un giorno a settimana, due giorni a settimana in ufficio. Magari l'anno prossimo sarà un po' un problema. Su questo grafico abbiamo fatto anche il confronto col 2021. È molto interessante perché nel 2021 la percentuale delle persone fuori dall'area metropolitana di Roma era attorno al 20%, 25%. Adesso è scesa al 6%, significa che comunque c'è un certo grado di rientro, diciamo, all'interno dell'area metropolitana. Tempi di spostamento, quello più comune, fino a un'ora, che è un dato anche abbastanza, o un'ora e mezza, diciamo così, che è un dato anche abbastanza verosimile per chi è romano e si deve spostare da un lato all'altro della città. Piccola percentuale ancora di gente che impiega fino a due ore o più di due ore per gli spostamenti casa-lavoro. Mezzo di trasporto utilizzato senza ombra di dubbio, auto privata come conducente, la fa da padrone, e questo è anche un poco il figlio delle considerazioni che abbiamo detto in precedenza. Grosso modo l'80% delle persone utilizzano l'auto privata, un 20% il trasporto pubblico. A livello di alimentazione delle auto, questo è anche interessante, abbiamo più o meno a pari merito diesel e benzina, ognuno con circa il 40%, una parte B-fuel, GPL benzina oppure metano benzina, e tra auto ibride elettriche più o meno un 10%, 11% di auto che stanno andando. Abbiamo chiesto anche quale fosse la classe ambientale dell'auto. Premetto che il grafico è errato perché le percentuali sono, per qualche motivo, sono più del 100%, quindi dobbiamo andare a rivedere un attimo quelli che sono i dati, però sostanzialmente
la maggior parte risultano essere Euro 6, Euro 5, un 20% di Euro 4, meno del quando sarà il 5%, 6% tra Euro 3 a scendere, ma c'è un 22% che dichiara di non sapere qual è la classe dell'auto, quindi è anche un dato un po' data significativo anche per me questo, perché anche in base agli interventi che abbiamo visto prima, dopo sarà estremamente importante sapere che classe ecologica è la mia auto per poter accedere ad esempio al centro di Roma. Comunque, lo volevo far notare. La scelta del mezzo di trasporto, anche in questo caso autonomia di spostamento, durata del viaggio e servizio pubblico non efficiente, questo è figlio del fatto che, ripeto, siamo un poco da una parte siamo un'area, in un'area periferica, dall'altro lato lavoro sotturni che richiede un'accuratezza e una precisione del trasporto molto superiore, perché non c'è tolleranza. Grado di soddisfazione da 1 che è più basso a 5 che è più alto, non c'è una generale scetticismo, lo chiamo io, nel confronto del mezzo di trasporto, non si vede una reale preponderanza nel bene o nel male di un grado di soddisfazione, di insoddisfazione rispetto al resto. Lo vedo un po' come una specie di discorso che viene subito, una necessità, lo spostamento come una necessità piuttosto che come un'opportunità. Propensione al cambiamento. In questi grafici abbiamo messo sempre sulla sinistra la propensione al cambiamento in verde, ne faccio già uso, che significa non è necessario cambiare perché quella misura è già utilizzata da me. Il rosso sulla destra, nessun elemento, cioè nulla di quello che viene riportato all'interno del grafico in questo momento mi potrebbe far cambiare idea. Quindi questo è un po' la chiave di lettura. Propensione al cambiamento per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, maggiore vicinanza delle fermate alla sede aziendale, questo può essere il discorso della fermata della ferrovia di Ponte Galeria e la successiva navetta. Ovviamente se la fermata della ferrovia fosse a distanza pedonale dalla sede sarebbe molto meglio, anche se in questo momento non molto realistico. Auto elettrica o ibrida privata, incentivi all'acquisto da parte del governo, perché c'è l'esigenza, il sentimento di ricevere qualche tipo di incentivo per procedere all'acquisto di questi mezzi che sono mediamente più costosi. Propensione al cambiamento per quanto riguarda sharing e pooling, in questo caso li ho messi tutti quanti insieme, non per andarci attraverso, perché il colore, volevo far vedere il colore dominante, il rosso. Non c'è nessuna propensione al cambiamento in questo momento per quanto riguarda i bike sharing o carpooling e quant'altro, anche se in realtà quest'anno vogliamo cercare di sviluppare il discorso del car sharing. Dal grafico che abbiamo visto prima, una grossa percentuale dei nostri colleghi stanno tutti quanti nella zona di Cinecittà, quindi possiamo pensare di cominciare a sviluppare qualcosa per chi dalla zona di Cinecittà vuole venire in ufficio. Ovviamente ci abbiamo contro il discorso del lavoro su turni, perché anche se due persone sono vicine di casa o stanno nella stessa famiglia, però stanno su turni diversi, già lo vediamo, marito e moglie che devono venire con due auto diverse. Questo è un po' il discorso. Obiettivi 2024, li abbiamo sviluppati secondo i 5 assi canonici, quindi il primo asse disincentivare l'uso individuale dell'area dell'auto privato, ovviamente qua non possiamo fare nient'altro che mantenere il servizio di navetta aziendale, abbiamo già detto che cerchiamo di sviluppare il discorso carpooling, vogliamo anche valutare l'istituzione dei buoni mobilità, che però è un poco figlio del discorso aprire la ricarica dell'auto privata. Dobbiamo prima validare tutte le considerazioni che sono relative ai benefit aziendali, la tassazione e quant'altro. E probabilmente in Italia, faccio solamente un inciso, siamo un poco in anticipo sui discorsi almeno American Express Corporate, perché
Amex ha sottoscritto un protocollo che si chiama Carbon Neutral, dovremmo essere Carbon Neutral entro il 2030, e quindi è veramente 2035 il protocollo, però ci hanno dato l'obiettivo al 2030, giusto per mettere un poco di pepe al discorso, quindi probabile che dalla corporate venga un incentivo molto più, diciamo, pressante a sviluppare di questi piani, però per il momento facciamo un poco di fatica a farli passare soltanto a livello nazionale. Comunque facciamo quello che è possibile. Trasporto pubblico, ovviamente la richiesta sempre valida di incentivare o potenziare il servizio di trasporto pubblico locale, favorire la mobilità ciclabile o micromobilità, la richiesta di una realizzazione di percorso ciclopedonale protetto illuminato tra la stazione di Ponte Galeria e la sede Amex, perché questo sarebbe propedeutico alla successiva implementazione di bici elettriche, monopattini, ma anche al discorso pedonale. Ridurre la domanda di mobilità, ovviamente, e mantenere il programma Amex Flex. E poi le ulteriori misure, diciamo, vogliamo sviluppare e puntare ancora di più su quello che sono le iniziative di comunicazione, perché siamo coscienti che, essendo partiti solo da un paio di anni, ancora non è molto veicolata all'interno dell'azienda, possiamo fare molto di più. Proseguire con il rinnovo del parco aziendale verso ibride elettriche fino a che non raggiungeremo la completa sostituzione. L'attrazione che mettiamo in piedi subito è l'adozione volontaria del PSCL da parte di tutte le società del gruppo. E la replica fatta. Ah, quest'altro pure interessante. Sembra una banalità, però siamo 4 aziende, diciamo, grandi o medio grandi nella zona. In questo momento ognuno va per conto suo, quindi quello che vogliamo fare quest'anno è mettere in piedi le iniziative di collaborazione per creare una specie di mobility manager, anche non istituzionale, ma un mobility manager di zona. Non vuole essere di area, perché di area già c'è, però di zona, perché ovviamente alcune di queste iniziative sono a beneficio di tutti quanti gli altri enti e aziende e la Fiera di Roma che stanno in zona. E vabbè, l'ultima è il mantenimento del servizio di consulenza, perché noi ci appoggiamo a dei validi consulenti terzi che ci aiutano e ci indirizzano nella compilazione del PSCL, nella SARP e quant'altro. Niente, ho finito, ho tralasciato tutte le domande, tutte le considerazioni sui benefici e i budget e quant'altro, perché sono ancora in elaborazione quello. Grazie. La ringraziamo sicuramente per il suo intervento, per i contenuti e per la brevità. Quindi abbiamo recuperato parzialmente il ritardo accumulato. Comunque io contribuirò a questo recupero, almeno spero, perché nel mio intervento non vorrei tanto illustrare il piano spostamenti di casa lavoro di Roma 3, che c'è stato con ampia attività dell'ufficio mobilità e sostenibilità ambientale del nostro Ateneo, ma diciamo, volevo mettere in luce alcune peculiarità del nostro Ateneo. Faccio fatica a chiamarlo azienda, adesso ne spiegherò il motivo, proprio perché a valle di queste caratteristiche, di queste peculiarità, di questi aspetti, può comprendersi come pensiamo di risolvere e può essere, come dire, di aiuto, di contributo, anche scambiarlo con altre realtà, proprio per implementare, per attivare determinate azioni. Innanzitutto, ecco, una caratterizzazione dell'Ateneo di Roma 3 è quello della duplice figura, diciamo, in questo ambito, cioè la figura del delegato alla mobilità sostenibile, delegato del rettore alla mobilità sostenibile, che è una figura più politica, ma che affianca, viene affiancato, quindi c'è un interscambio continuo
con diciamo la figura del mobility manager, ma dell'ufficio mobilità e sostenibilità ambientale. Questa precisazione, ufficio mobilità e sostenibilità ambientale, non è tanto, come dire, peregrina, proprio perché l'università vede fortemente all'interno di un sistema sostenibile la mobilità, cioè è uno dei tanti sistemi e quindi è possibile pensare che venga, che operi separato da tutto il resto. Infatti, coerentemente con questo, l'attività, diciamo, della mobilità sostenibile dell'università viene in qualche modo correlata, viene anche correlata ad un gruppo, all'interno di un gruppo di Ateneo per la sostenibilità, in cui appunto rientrano tutte le specificità degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2020. Quindi troviamo il gruppo cibo, il gruppo energia, il gruppo, e questo per l'azienda, come dire, può essere per l'Ateneo, scusate il lapsus, ma per chi, sentendo parlare di aziende, per l'Ateneo può essere sicuramente stimolante e provare a trovare una soluzione appunto con altri contributi. Stessa configurazione che, come faceva riferimento il professor Colleone poc'anzi, è presente fra gli Atenei italiani. Infatti c'è una rete, la cosiddetta RUS, Rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile, nella quale ovviamente partecipiamo, proprio che con lo stesso obiettivo, con la stessa idea, a uno di questi gruppi è appunto dedicato alla mobilità, proprio perché è importante che ci sia uno scambio all'interno. Perché appunto questo valore aggiunto che dobbiamo riconoscere a questi sistemi di aggregazione, a questi gruppi di aggregazione, proprio perché mettendo in condivisione le proprie criticità, i propri punti di forza, è possibile capire come sfruttare, scusate il termine molto crudo, come sfruttare le esperienze di altri o discutere con loro delle proprie caratteristiche per arrivare a un obiettivo efficace, a poter raggiungere degli obiettivi efficaci. Questo perché? Perché l'università si presenta in modo abbastanza anomalo. Sto dicendo forse qualcosa che avete sentito molte volte, non può essere assimilabile a un'azienda, perché semplicemente il numero dei dipendenti è decisamente molto basso, direi rilevante rispetto al numero degli studenti, che sono invece la quota parte più significativa. Ma non è neanche, e per Roma 3 l'avevo appuntato, cioè abbiamo il rapporto di, se non sbaglio, 1700 contro 35.000, sto dicendo un'eresia? Vabbè, non vi preoccupate, ma insomma 1700, eccolo qui, contro 35.000 studenti. Quindi vi rendete conto che questo porta a difficoltà anche nella stesura dei piani, del piano spostamento casa lavoro, perché ecco l'indagine, farla su campioni, farla su, sto facendo riferimento a quando ho ascoltato stamattina, insomma è veramente dei problemi da dover, che abbiamo la necessità di superarla. Non può neanche essere assimilato allo scolastico, cioè a un'azienda scolastica. Perché? Perché nell'università forse solo le scuole superiori possono essere un
po' simili. L'autonomia di spostamento degli studenti è il 100%, forse il 99,9 periodico per cento. Istituti superiori, ecco, forse da un'età, l'ultimo anno ci può essere una buona parte di autonomia ai 18 anni, per mobilità, diciamo quella leggera, quella dolce, forse abbiamo qualche anno in più. Ma quindi la sua caratteristica è quella che in qualche modo ci rende forse più difficile e quindi vogliamo acquisire e migliorare. Ma anche all'interno dell'università le varie sedi, le varie università possono essere organizzate in maniera diversa, e la caratterizzazione di Roma 3 è quella di essere diffusa sul territorio. Noi sappiamo di sedi universitarie che hanno una forte concentrazione in alcune sedi. Il professor Colleone ci ha parlato del suo polo universitario concentrato nella Pirelli, ex sede industriale della Pirelli. Preoccupata appunto di raccogliere quali sono queste sedi, e come scelta istituzionale, diciamo, è stata fatta nel momento istitutivo di farla nascere all'interno della città. Quindi abbiamo delle problematiche, come dire, punti di forza e di debolezza allo stesso tempo, perché siamo diffusi su 5 aree, /6, e poi specifico qual è la mia sesta, 5 aree che sono all'interno di Roma. Alcune in ex aree industriali, forse la maggior parte, che vedono appunto, hanno anche avuto l'obiettivo ambientale, sociale, di recuperare alcune zone, ma si trovano a essere fortemente incluse in un tessuto urbanizzato. Tessuto urbanizzato che ha portato il vantaggio di avere la linea metropolitana, quindi già dall'istituzione si è volutamente individuate, sono state volutamente individuate queste aree in prossimità delle linee metropolitane. Ma evidentemente non basta. Non basta perché alcune, come l'area del mattatoio, per esempio, non è raggiunta così, diciamo, così facilmente. Ma attenzione, tutti di noi, almeno quelli di Roma, sanno che la distanza del mattatoio dalla fermata di Piramide è abbastanza limitata. Quindi diciamo che non è proprio in casa, ma è molto vicina. Quindi questo è un aspetto positivo. Tuttavia le difficoltà a raggiungere la sede con il mezzo pubblico è ancora fortemente sentita. Sarà per l'origine dei nostri, e in questo caso parliamo di studenti, presumo, anzi ne sono certa, infatti in quest'indagine del nostro piano spostamenti casa lavoro si ha una grossa percentuale per alcune di queste sedi dal centro di Roma, ancora importante dal Lazio, ma abbiamo anche spostamenti che evidentemente non sono gli spostamenti sistematici, ma dal nord, quindi saranno i fuorisede, consideriamo i fuorisede, studenti fuorisede, dal nord al centro e dal sud e dalle isole. Quindi consideriamo tutta questa diciamo moltitudine di spostamenti che ho scoperto, soprattutto dal Lazio, vengono fatte anche dal fuori Roma e quindi rientrano in quella fascia di spostamenti sistematici.
L'altra sede di cui dicevo, l'ultima sede, quindi abbiamo parlato di Ostiense, San Paolo, Vasca Navale, Centro, ecco, in Centro abbiamo sedi in una ZTL e questo capite benissimo che porta delle difficoltà concrete alla possibilità di scelta. Guardate, io sono personalmente contraria alla politica del disincentivo. Per me è efficace incentivare e poi evidentemente nella politica del disincentivo qualsiasi persona ragionevole comprende che cioè, non dobbiamo essere redarguibili o essere punitivi, perché questo inasprisce il comportamento. Quindi, però nella zona ZTL io ho proprio delle difficoltà a dover organizzare dei parcheggi, a dover organizzare, certo ci avrò una maggiore accessibilità al mezzo pubblico, ma gli orari hanno trovato grossa difficoltà a incentivarsi. Dicevo, l'ultima area è quella di Ostia. Noi da alcuni anni abbiamo istituito una sede di ingegneria del mare ad Ostia e questo ci sta facendo ragionare in maniera ancora più estesa, ancora più, come dire, differenziata, proprio perché avere questa sede a mediamente 15 chilometri, se non di più, fino a 20, diciamo, se parliamo della zona centrale, ma dal fulcro o dalle aree che vi ho appena elencato, in cui c'è la quota parte maggiore della. Per non parlare, quindi io sto parlando semplicemente delle sedi di dipartimento, ma in queste sedi ci sono anche impianti sportivi per gli studenti, abbiamo un teatro, un museo, quindi tutte queste diciamo, sedi che dovrebbero stimolare le attività dei dipendenti, ma anche degli studenti ovviamente, questa diffusione porta vantaggi e svantaggi. Quindi ecco la nostra attività, diciamo il nostro contributo a questo tavolo, ma che chiediamo anche il nostro scambio, è appunto cercare di capire come attuare delle azioni che perseguano gli obiettivi comuni. Quindi non parliamo, nel senso che non sto ad elencarle, ma sicuramente convenzioni con aziende di trasporto, gestioni di trasporto pubblico, convenzioni con compagnie assicuratrici per sconti alla mobilità leggera, quindi parliamo di ciclisti, parliamo di monopattini, convenzioni con società che gestiscono lo sharing, convenzioni o lo sharing con le altre sedi universitarie, perché non è, come dire, peregrina l'idea di avere una collaborazione, un colloquio, un dialogo con realtà simili, non identiche, perché come dicevo appunto, per esempio la Tor Vergata, l'Università Tor Vergata è organizzata con un polo ben concentrato in una certa area. Istituzioni quindi sharing e carpooling anche in collaborazione con altri atenei. In passato diciamo in via di modifiche, di sviluppo, perché è importante che anche quanto provato venga sottoposto a verifica, venga migliorato, venga ottimizzato. Abbiamo avuto l'esperienza dell'elettrico, che è partito dall'installazione di colonnine interne o esterne alle nostre aree private. Quindi tutta un'attività che stiamo controllando, monitorando e vogliamo sviluppare anche in relazione a un evento che, come dire, ci ha
ci contraddistingue, quello di avere la, di voler formare, quindi di avere il, diciamo, l'istituzione, di aver vinto un bando per Roma 3 per la creazione della, di una comunità energetica rinnovabile. E questo fa sì che questa comunità ci collegherà a tutte le, diciamo, le altre esigenze della zona, proprio per uno scambio proficuo di questa energia. Produrremo energia, la scambieremo con loro, alcune le scuole a noi limitrofe ne produrranno, altre le potremo scambiare con noi, ma anche con le residenze, con i privati in, nell'area. Quindi abbiamo provato, quindi abbiamo dato un contributo, non volevo essere nell'ambito del progetto Bici Plan, quindi di Roma Servizi per la Mobilità, proprio perché come dire, non lasciamo, non trascuriamo nessun aspetto, proprio perché la nostra configurazione, che ho brevemente illustrato, non può portare a sviluppi, a potenziamenti, se non guardare, non precludere nessuna possibilità. Scusate, ho volutamente scelto di diciamo di essere così sintetica, breve, di prendere solo punti, offrirvi pochi dati, proprio perché appunto il dato raccolto, la difficoltà di raccogliere il dato e quindi il dato di cui disponiamo è veramente molto molto debole. Pertanto non ritenevo potesse essere utile raccontarvi il, diciamo, la percentuale di qualunque altro. Comunque di attività se ne stanno mettendo in campo diverse e ci auguriamo che questo porti a un beneficio e anche a dar risposta in qualche modo alla redazione di un piano. Redazione di un piano e quindi dar risposta al Mobility Manager d'area che a mio avviso può essere potenziato soltanto in una forma di dialogo. Faccio riferimento, forse verrò tacciata di presunzione, parlando delle risposte da dare, anche gli intervalli di orario, io non credo che siano stati come dire, individuati come legge della Bibbia, ma in qualche modo, ecco, anche raccogliendo le singole fasce orarie, io penso che ci possa essere una rimodulazione di queste fasce, oppure è legge, ingegner Pasotto. Devono essere uguali per tutti, devono essere uguali per tutti. E anche un altro aspetto, scusate, se che è emerso oggi, questa omogeneità di informazione è molto difficile averla proprio per le diverse realtà, però lo sforzo che dobbiamo fare, che deve fare ciascuno di noi, è che questa omogeneità porta dei vantaggi. E quindi il discorso di avere un osservatorio con un unico questionario, con un unico, è indubbiamente difficile compilarlo. Tuttavia, non voglio rubare l'intervento a nessuno, tuttavia ritengo, come utilizzatore, come che avere questa omogeneità porta a molti, molti vantaggi. E dobbiamo lavorare per capire qual è l'optimum, come raggiungerlo. Ho terminato e do la parola velocemente all'ingegner Matteo Cosseddu, che diciamo sostituisce in questo seminario, porta le esperienze nazionali dei mobility manager di area, sostituendo l'ingegner Piras, oppure insomma ci sono state un po' di sostituzioni. Ingegner Bertuccio. Bertuccio, giusto. Io
Giuro, sarò rapidissimo. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Matteo Posseddu, collaboro con Scrat da circa 2 anni e mi trovo oggi a sostituire l'ingegner Bertuccio che purtroppo per un imprevisto dell'ultimo minuto non ha potuto essere qui ma che vi manda i suoi saluti e ovviamente ringrazia l'Ordine degli Ingegneri, il coordinamento dell'ingegner Pasotto e ovviamente l'Università di Roma III per l'ospitalità che tra l'altro è stata anche la mia alma mater per 5 anni, insomma, quindi per me è anche un ritorno a casa. In questa breve presentazione cercherò di andarvi a riportare un po' quella che è la nostra esperienza nel campo del mobility manager di Aria, dal punto di vista estremamente operativo, di cui appunto ci occupiamo in una serie di città su tutto il territorio italiano. Partiamo subito con una, diciamo, disamina rapida di quello che è il riferimento normativo che molti di voi penso conoscano, il decreto 179 del 2021 che nell'articolo 6 appunto illustra quelle che sono le funzioni principali del mobility manager d'area. Le rivedo brevemente, quindi l'attività di raccordo tra i mobility manager aziendali, lo sviluppo di best practices e modelli collaborativi che diciamo aiutino in un certo senso e migliorino le pratiche di redazione dei PSCL per le aziende. C'è poi appunto il supporto al comune nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile e la parte appunto di acquisizione dei dati relativi all'origine e destinazione, orari di ingresso e di uscita di aziende e studenti. Passo velocemente a quella che è invece l'analisi di quelle che sono appunto le principali attività e criticità relative nello svolgere attività di mobility management di Aria. Cercherò anche di sdrammatizzare e strapparvi un sorriso, insomma, per certi versi, andandole a vedere. Sintetizzando il decreto e l'articolo 6, possiamo vedere che le tre attività principali che diciamo si sosseguono anche a livello ciclico per il mobility manager d'area partono dall'attività di comunicazione e coinvolgimento nei confronti dei mobility manager aziendali che è la base senza la quale non si può instaurare un rapporto di collaborazione quindi fondamentale per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati da cui dipende anche l'attività di assistenza e coordinamento di pianificazione e adozione delle misure. Per ciascuno di questi aspetti andremo a vedere quelle che sono quindi le criticità principali, partendo dalla comunicazione e il coinvolgimento. Con questa immagine un po', diciamo, simpatica, quello che volevo trasmettere era che molte volte il mobility manager aziendale vede il PSCL un po' come un obbligo imposto dall'alto, senza esserne cosciente di quelli che sono i benefici che fornire determinate informazioni può portare a lungo periodo e non essendo presente in molti contesti aziendali anche quella che è una sensibilità al tema della mobilità sostenibile e molte volte anche non essendo propriamente a conoscenza degli obblighi di cui appunto ciascuna azienda è caratterizzata e dall'incapacità anche di riconoscere quelli che sono i referenti a livello comunale con cui interfacciarsi. In tal senso abbiamo visto che, secondo quella che è la nostra esperienza, soluzioni estremamente efficaci sono quelle comunque di dare una rilevanza
istituzionale forte al tema del mobility manager d'area, tramite appunto incontri, confronti, percorsi partecipativi, come possono essere analisi SWOT di gruppo, che comunque portano a uno scambio di idee, di problematiche e permettono l'instaurare un rapporto di fiducia anche tra mobility manager aziendali e d'area. Anche fondamentale, può sembrare scontato, l'aggiornamento e mantenimento comunque di un database di contatti. Infine, appunto, lo sfruttare eventi e ricorrenze, come possono essere la settimana europea della mobilità, ad esempio, per cui le aziende sono magari più concentrate e focalizzate al tema della mobilità. Passiamo al secondo aspetto, che è quello dell'acquisizione e dell'elaborazione dei dati. Anche qui, diciamo, abbiamo fatto questa piccola immagine, diciamo, simpatica per sottolineare quello che è un problema che molti dei miei predecessori hanno illustrato, che è quello di effettivamente andare ad acquisire, formattare ed elaborare quelli che sono i dati che i mobility manager aziendali trasmettono, perché molte volte ci troviamo a veramente impazzire di fronte a matrici orarie incompatibili, difficoltà nella geolocalizzazione dei rispondenti. Si pensi ad esempio che appunto molti comuni e province italiane hanno un solo CAP, quindi è anche difficile capire da dove partono e dove vanno questi dipendenti. E in tal senso abbiamo visto che sono estremamente efficaci delle soluzioni, quali ad esempio il fornire un template unico per il questionario del PSCL, rispettando comunque un criterio di personalizzazione standardizzata, che è un po' un ossimoro, però si intende comunque fornire un questionario base di partenza che diciamo, può essere personalizzato sulla base delle necessità della singola azienda in determinati elementi. Altri punti importanti che ho visto sono stati trattati ampiamente anche dai miei predecessori mobility manager aziendali, che utilizzano comunque web application, elaborazioni grafiche per la comunicazione del questionario e anche, diciamo, ad esempio banalmente esporre un QR code in determinati ambienti aziendali con una breve locandina può essere uno strumento utile di comunicazione. Andiamo un po' all'ultimo punto, che riguarda la fase, diciamo, più di pianificazione. Con quest'ultima immagine vogliamo un po' andare a scherzare su quello che è molte volte le istanze che presentano i mobility manager aziendali, e si fa fatica talvolta a cercare un po' di coordinare quelle che sono le aspettative, i bisogni di tutti gli stakeholder e bilanciare tutti gli interessi anche per molte volte l'assenza di risorse economiche. In tal senso, appunto, l'utilizzo di format univoci per la somministrazione del questionario, un vademecum comunque che riporti delle linee guida, rende più facile la confrontabilità dei dati diciamo, permette un confronto più agevole. Estremamente suggeribili sono anche diciamo, lo sfruttare quelli che sono gli effetti network e le economie di scala tra aziende ubicate in diciamo, contesti estremamente ravvicinati, l'utilizzo di, per quanto possibile, le risorse comunitarie e, lasciato per ultimo, le campagne di comunicazione, che tuttavia possono essere estremamente efficaci dal punto di vista appunto dell'efficienza in termini economici, perché molte volte non hanno costi estremamente elevati, ma possono portare dei risultati abbastanza elevati. Breve disamina della nostra esperienza. Sul campo mi occupo insieme all'ingegner Bertuccio e a tutta Scrat di affiancare aziende ed enti nella redazione dei PSCL, coordinandone attività e tempistiche, svolgendo anche un'attività di elaborazione e analisi dei dati e cercando di individuare
e proporre delle misure, suggerirle comunque ai mobility manager d'area con cui appunto siamo in costante collaborazione. Questa attività la svolgiamo sostanzialmente per 6 comuni e per il 2023 diciamo collaboriamo con 70 aziende circa, quasi 120 sedi e oltre 35.000 dipendenti. I comuni li vedete qui sotto, da Bolzano a Udine. Cosa siamo riusciti a ottenere con questa attività? Qui vi faccio vedere un esempio. Riuscendo ad avere comunque dei dati confrontabili e impegnandoci molto in attività di coordinamento, comunicazione, siamo riusciti comunque a mettere in piedi uno studio di fattibilità per un servizio di carpooling interaziendale in tutta la zona industriale di Bolzano, nella zona industriale di Bolzano Sud, scusate, decuplicando e oltre le possibilità di condividere il passaggio con la propria auto con altri dipendenti e anche riducendo di gran lunga i costi per un'app di carpooling. Questo non solo per quanto riguarda Bolzano, ma anche per i comuni della provincia, quindi qui ne troviamo 3 tra i più popolosi. Un altro esempio, sempre su Bolzano, è che siamo riusciti a individuare una diciamo, possibile deviazione da poter suggerire alla società del trasporto pubblico di Bolzano riguardante una linea dell'autobus, tramite la quale diciamo, si transiterebbe in quello che è il quartiere maggiormente popoloso per quanto riguarda i dipendenti della zona industriale di Bolzano Sud, e con questa variazione, diciamo, riallacciandoci anche a tutta quella che è la restante rete del trasporto pubblico di Bolzano, è possibile avere una fermata, garantire una fermata del trasporto pubblico a meno di 500 metri per tutti i dipendenti della, del quartiere appunto che vedete al di là del fiume, dove risiedono la maggior parte dei dipendenti. E io vi ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per qualsiasi domanda. Grazie a lei. E chiamerei la dottoressa Carla Messina a concludere i lavori con la sua pioggia di domande. Scusate, lei mi scuserà innanzitutto lei, ma chiedo scusa anche a tutto l'uditorio per, diciamo, forse, ma c'è un rapporto che ci lega di amicizia. La dottoressa ha cominciato la sua attività, credo, lavorativa qui a Roma 3, in un, non come diciamo dipendente, ma come ricercatrice in un progetto di ricerca che sviluppammo insieme qualche mese fa, qualche anno fa, e quindi, come dire, questa cosa ci ha legato parecchio e sono veramente contenta che ci sia anche lei in questo tavolo, quindi mi scuserete se ho con lei questo. Prego. Senti, forse devi accendere qualche microfono. Parlo da qui. Per chi non mi conosce, mi chiamo Carla Messina, lavoro al Ministero Infrastrutture e Trasporti da oltre 25 anni e all'inizio mi occupavo di sicurezza stradale e fu proprio in quell'ambito, in un momento in cui presi anche un'aspettativa dal Ministero per la ricerca, che venni qui a collaborare, stavo all'Università di Valencia, ma venni qui a collaborare con la professoressa in Roma 3 per uno studio che riguardava i pannelli a messaggio variabile, come noi avremmo potuto leggere al meglio in tutta Europa le stesse identiche informazioni. Quindi utilizziamo il suo sipunatore. Basta, però è una cosa di oltre 20 anni fa che ci lega molto. Ancora con la data? E basta, no? E ci ho detto, da 7 anni circa sto al TPL e mi occupo di trasporto pubblico locale. E forse qualcuno di voi mi conosce perché, tra le varie cose, mi sono occupata di scrivere insieme ad altri 4 colleghi, una del Ministero Infrastrutture, 3 trasporti e 3 dell'ambiente, le famose linee guida per i piani spostamenti casa-lavoro, in un'estate che è stata, per chi
era all'epoca anche mobility manager, un'estate assolutamente impegnativa, vedo qui altri colleghi, anche perché mi collego alle sollecitazioni che mi venivano prima sulle domande. Quell'estate qualcuno provò a fare il piano spostamenti casa lavoro entro il 30 agosto nella speranza di ricevere dei fondi che poi purtroppo Roma non è riuscita ad ottenere dal ministero, e quel fondo lo gestivo anche io, quindi fu quegli assi che voi vedete nelle linee guida e che ci ha ripreso anche l'intervento di Sabrina Pesoli rispetto a come si posizionano i fondi, era perché era parallelo alla stessa identica idea di quel fondo di 50 milioni di quel fatidico 2021, perché in realtà quegli stessi assi, io poi quell'estate e l'estate dopo nel 2022 feci un'analisi simile rispetto alle città che avevano chiesto domanda, fatto la domanda, come le aziende in quelle città si posizionavano rispetto a quegli assi. Questo studio poi fu un mini lavoro che ho dato al professor Coglioni e che in realtà credo che sia importante recuperare in qualche maniera adesso, anche alla luce di quei dati, perché secondo me c'è, ed è il motivo per cui la direzione del TPL si occupa di mobility management, un'enorme correlazione tra la domanda e l'offerta di trasporto. E allora forse, oltre a dire semplicemente i romani non hanno messo misure nell'asse della bicicletta piuttosto che nell'asse dell'autobus, chiediamoci anche il perché, qual è l'offerta di trasporto, e quando diceva prima Sabrina Pesoli le misure dipendono dall'azienda, certo, dipendono anche dal contesto di riferimento, dipendono anche dall'offerta di trasporto che c'è in quella città, dalla quantità di piste ciclabili. Se noi andiamo a rivedere, e quei dati oltre che al tavolo del mobility management li ho dati a qualche regione che me li aveva chiesti, se andiamo a controllare quel fondo e vediamo le aziende in quali territori avevano investito di più sull'asse della bicicletta e quindi ad esempio richiesto quell'anno politiche per azioni che avevano fatto in quell'asse, erano proprio nelle stesse identiche città dove da anni si investiva sulla bicicletta, e che nell'ambito delle diverse analisi che si possono trovare in altri studi fatti da Legambiente piuttosto che da Isport, erano le città più ciclabili d'Italia. Quindi in qualche maniera, come per dire, l'offerta dei trasporti di una città, la rete dei trasporti che c'è in una città, influenza la domanda, così come la domanda può spingere a migliorare e a modificare all'offerta di trasporto. E in questo contesto è importante l'analisi della domanda. Diceva prima il professor Coglioni, in qualche maniera l'ha ripetuto anche Andrea Pasotto nell'intervento di oggi varie volte, i dati che ci servono per poi simulare i modelli della città, migliorare le reti, e quindi dovrebbero essere non sulla base dei dati del questionario, ma dalle anagrafiche dei dipendenti delle aziende. Roma questi ve li chiede a parte, altre città anche li chiedono a parte, non sempre così, ma è questo quello che va migliorato, cioè i dati delle origini, delle destinazioni e degli orari di ingresso e di uscita dalle città, noi ci teniamo a che siano indipendenti rispetto a quello che è il questionario, perché a questionario se ad alcuni va bene, come ho visto, risponde il 70% della gente, se a qualcuno va male risponde il 30% della gente. Se poi rifacciamo questionari standard, io sono a pelle, sono contro due cose, due termini che sono più o meno emersi anche oggi, uno quello impositivo, cioè a me l'idea della regola e dell'imposizione mi fa un attimo, poi ci ragiono e ci arrivo, l'altro il pensiero unico e il questionario unico. Ecco, mi è piaciuta l'idea di una personalizzazione standardizzata, sì, visto che lo chiedono in tanti, stiamo lavorando adesso, vi farò vedere, all'idea del questionario unico, però fondamentalmente penso che deve essere una cosa, è un abito che ogni azienda si fa su misura, rispetto anche a quello che ha chiesto l'anno prima, a quelli che sono i suoi dipendenti. Non possiamo pensare che facciamo la stessa identica domanda senza aver immaginato una misura differente. Quindi rientra anche, come dire, nel buon senso di ogni mobility manager chiedere cose o altre cose all'interno del proprio questionario ogni anno.
Queste erano un po' anche le sollecitazioni rispetto a quella di prima, e quindi mi chiedevo una cosa interessante. Quell'analisi che voi avete fatto sui questionari del 2022, e quindi come le aziende che vi hanno risposto sono posizionate in ogni asse, si potrebbe, guardo con Leoni, non mi ammazzate, si potrebbe immaginare se si fa in tempo a introdurre una cosa simile nell'ambito del tavolo, sto anche dentro al tavolo del mobility management, oppure si può lasciare come idea per quando magari si crea un tavolo futuro. Questo tavolo ha purtroppo una durata biennale, quindi sicuramente a luglio finirà i lavori, però non è detto che il Ministero non prolunghi o non crei un ulteriore tavolo, perché è stato molto importante il lavoro che ancora non si è concluso, magari qualche cosa in corso si può anche mettere, rispetto a questo tavolo stesso. Una delle cose che ha partorito quest'estate, perché i documenti vengono sempre scritti in estate, poi si pubblicano anche dopo, però sono le linee guida per i mobility manager d'area. Perché questo? Perché è stato importante farle, perché in realtà è il mobility manager d'area che fa la differenza rispetto alle aziende, e quelli che di voi hanno sedi in diverse città d'Italia possono testimoniare questo, possono testimoniare il fatto che ci sono delle città dove magari ci sono già da tantissimi anni dei questionari che i mobility manager d'area per quella sede vi inviano, e quindi hanno un colloquio diretto, e altre che magari sono partite più in ritardo, che ancora non hanno quell'esperienza e quel background per aiutare i diversi mobility manager aziendali. Quindi per noi puntare sull'area è una misura indiretta per migliorare la qualità anche dei piani di spostamenti casa lavoro dei mobility manager aziendali, e in qualche maniera facilitare il lavoro poi dei mobility manager aziendali stessi. Vi dicevo, fondamentalmente le attività sono su due cose: una è sul tavolo tecnico del mobility manager, ma l'altra è su questo osservatorio. Ne ho sentito varie volte parlare oggi, forse il mio intervento fondamentalmente è per chiarire che cos'è questo oggetto strano di cui tutti parlano, l'osservatorio, perché poi di osservatori ce ne stanno tanti, e uno non sa mai ma questo che osservatorio è. Allora, questo osservatorio ha cambiato nome, perché noi siamo in Italia, ogni anno ogni tanto cambiano i nomi alle cose, e adesso si chiama Osservatorio Nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile. Mi piace pensare che quando le cose cambiano un nome c'è un senso, e quindi il senso è migliorare e supportare la programmazione e il monitoraggio del trasporto pubblico locale. Programmazione e monitoraggio, quindi domanda e offerta di trasporto. In realtà prima come si chiamava? Osservatorio Nazionale sulle politiche del TPL, quindi è un oggetto che già esiste, ed esiste da tantissimi anni, non tantissimi, però insomma più o meno sì. In realtà la sua piattaforma informatica è datata 2012-2013. Che cosa raccoglie? Io andai a lavorare al TPL quando questo oggetto iniziò a lavorare. Raccoglie i dati delle aziende di trasporto pubblico locale, quindi al momento raccoglie questa piattaforma tutti i dati delle aziende di trasporto pubblico locale di tutta Italia, che inviano dati trasportistici ed economici certificati, e sulla base di questi dati il Ministero dà alle città o alle regioni il Fondo Nazionale del Trasporto Pubblico Locale. Questo perché? Perché sulla base di un miglioramento delle aziende si vuole poi efficientare il TPL in Italia, e quindi dare in futuro i soldi rispetto a delle performance che le aziende raggiungono. E questo osservatorio, siccome all'epoca si doveva fare per migliorare il trasporto pubblico locale, e la maniera più veloce era inserirlo all'interno del portale dell'automobilista, che era un oggetto che già era in uso al Ministero, sta attualmente ancora qua dentro al portale dell'automobilista. Che cosa cambia? Cambia che abbiamo deciso che questo oggetto, che raccoglie i dati dell'offerta di trasporto, in cui ci sono attive più di 1000 aziende di trasporto pubblico locale, ci sono i dati di queste aziende di trasporto pubblico locale, poteva essere l'oggetto giusto
per unire la domanda di trasporto e per migliorare la programmazione del TPL. E quindi questo oggetto, questa piattaforma, si sta trasformando. E al di là di far entrare al suo interno e raccogliere i dati solo delle aziende di trasporto pubblico locale, vuole occuparsi anche di altre cose, programmare i servizi meglio, avere una sezione dedicata al mobility management, perché il mobility management dà i dati della domanda desunti dalle anagrafiche, e una parte che si ricollega al PUMS. È inutile che vi racconto i rapporti tra mobility management e PUMS, perché penso che siete esperti e già lo sapete. Altre parti riguardano gli investimenti nel settore della mobilità locale, quindi in realtà come dirottare poi quei fondi che il Ministero stesso dà per i tram, piuttosto che per il MAS, piuttosto che per le piste ciclabili, e quindi poi lo sviluppare, aiutare le città a sviluppare al meglio la loro mobilità. Quindi se attualmente in questa piattaforma entrano con le credenziali solo le imprese titolari dei contratti di TPL, le regioni e i comuni, in futuro, fra un po', quando sarà rilasciata, entrerete pure voi mobility manager aziendali per inserire dei dati e per averne altri di dati, perché l'idea è riuscire a matchare la domanda e l'offerta di trasporto. Quindi quando adesso voi vi trovate a fare un PSCL e dovete sapere qual è l'offerta di TPL della vostra città, invece di andare a controllare su Google nel vicino alla mia sede quale fermata dell'autobus ci sta, ammesso che il comune non vi abbia messo a disposizione la sua fantastica mappa, cosa che magari potrebbe anche capitare, voi ve le ritroverete già là dentro per qualsiasi città, qualsiasi sede voi ci abbiate a fare il PSCL. Qual era le cose che erano state notate in questi anni? Fondamentalmente, perché di mobility manager alcuni di voi lo fanno da oltre 20 anni, ritornando sempre all'idea dell'età, no, ma in realtà il decreto Ronchi era del 98, quindi ci stanno mobility manager che fanno questo mestiere da tantissimo tempo. C'erano innanzitutto delle disomogeneità nelle fonti di dato per la predisposizione delle PSCL e poi nelle azioni di monitoraggio dell'efficacia. Quindi fondamentalmente su queste parti in grassetto che noi ci stiamo, come dire, focalizzando maggiormente la nostra attenzione. E in effetti il tema, e quindi ritorno, il tema dell'analisi dei dati è il tema forse più importante per noi con il cappello osservatorio TPL all'interno delle cose che sono fatte nel piano spostamenti casi lavoro. E se quel 9% di buoni piani che ha fatto vedere Andrea potrebbe diventare ancora meno, se andrà in funzione l'analisi e la valutazione che abbiamo fatto all'interno del tavolo del mobility management, perché lì diamo un punteggio elevato proprio a quelle aziende che raccolgono i dati dall'anagrafica e non dal questionario. Che dirvi? Le matrici origine e destinazione e gli orari. Andrea Pasotto li chiede divisi per fasce orarie di un'ora l'uno. Ci sono altre città che ovviamente vogliono un altro tipo di fascia oraria. C'è chi le chiede ogni quarto d'ora, c'è chi non le chiede per CAP, ma diceva giustamente Andrea prima, per zonizzazione, per quartiere. Quindi in realtà queste sono cose che all'interno di ogni territorio il mobility manager di area, proprio perché quel dato gli serve per migliorare l'offerta di TPL, quel dato lo chiederà a ogni mobility manager, ogni mobility manager d'area alle aziende del suo territorio in maniera diversa. Quindi purtroppo chi di voi ha il cappello di mobility manager aziendale per diverse aziende sparse sul territorio nazionale potrà darsi che quel dato non ce l'avrà mai standardizzato, perché sarà standardizzato per area, ma non può essere standardizzato a livello nazionale se non in una misura troppo ampia per poi far sì che le analisi siano efficaci. Non so se sono stata chiara, però insomma l'idea era questa. Cosa stiamo facendo? Alcuni di voi stanno partecipando a questo processo. Abbiamo appunto un appalto con Ernst & Young e Accenture che ci stanno aiutando a disegnare questa nuova piattaforma. Alcuni di voi sono stati chiamati per aiutarci a disegnare il modulo che rilasceremo per i mobility manager aziendali, perché noi non vogliamo solo far calare dall'alto dei disegni, ma capire anche
quali sono le necessità. Quindi qualche vostro collega che è in sala ringrazio, è stato chiamato non solo a fare dei workshop a luglio, ma a fare ulteriormente delle interviste adesso, perché stiamo entrando ancora di più nel dettaglio di questo disegno della piattaforma. Che cosa rilasceremo? Rilasceremo sicuramente un questionario standardizzato, no? Sì, mio malgrado. No, prima o poi ce la faremo anche quello, ma vi rilasceremo in realtà tutte, si spera, quelle analisi che vi possono aiutare a capire il contesto di riferimento. Quindi stiamo cercando di recuperare a livello centrale tutta una serie di analisi che poi mettiamo a disposizione dei mobility manager d'area per non solo capire l'offerta di trasporto, ma anche più o meno i dati del trasporto di quella regione o di quella città. E tutto questo ha a che fare con il vostro lavoro, perché uno non può fare un piano spostamenti casa lavoro evulso dal contesto di riferimento, cioè altrimenti ritorniamo al discorso, sono tutti uguali e se sono tutti uguali non servono a niente. E quindi quello che stiamo cercando di fare adesso è proprio questo, riuscire a mappare i dati che ci servono, che poi vi mettiamo anche a disposizione, ma ovviamente da voi che cosa vorremmo? Sicuramente le matrici origine e destinazione e gli orari di ingresso e di uscita, poi vi rilasceremo a disposizione anche dei moduli per fare il PSCL, magari anche già dentro la piattaforma, magari anche già in linea e magari, se seguite tutte le indicazioni, anche adatti a farvi prendere un buon voto, perché ci sarà anche la scheda di valutazione che i mobility manager d'area faranno uguale su tutto il territorio nazionale, perché è impossibile che Andrea magari valuta un piano ottimo di una società che ha sede a Roma, la stessa società con una sede in un'altra città con lo stesso identico piano gli va valutato peggio. Quindi l'idea è anche, come dire, con quella scheda e con questa piattaforma mettere a disposizione delle città un sistema unico anche rispetto alla valutazione dei piani spostamenti casa lavoro. Quindi questo è il futuro, non so quando lo rilasceremo, spero breve. Grazie.